Buonasera con il papà di Shinji, esatto. E con Luca. Con Cannarsi. Come sempre, un'orda di spettatori è già presente dopo qualche secondo, ormai qualche ci siamo video. Abituati. Gomitano perché voglio rivedere. Esatto, cioè, non troppi ragazzi, non troppi, mi raccomando. Calmatevi. Sì, siamo talmente tanti che pure Mattia è in ritardo, vedete? Questo implica. Vabbè. Tanto aspettiamo. Prima o poi arriverà Mattia, perché oggi dovrebbe essere una live a tre. Teoricamente sì. Arriverà. Anche perché teoricamente dopo lo scempio della scorsa volta con What If Italiano... ci serve un qualcosa, dato che tutti e tre siamo subiti questa cura Ludovico orribilante, dobbiamo un minimo sgrassare con qualcosa di decente, ecco. Ed ecco che arriva il nostro Antonio Semerar, come sempre, lui ci fa compagnia, immancabile. Salve, buonasera. Bonaldo, buonasera. Perfetto, già qualche essere vivente c'è. Sì, se non siamo si soli. Se qualcuno si chiede perché non ho gli occhiali, oggi mi si sono rotti. Già erano rotti, ma li ho dovuti... Oggi sei meno intellettuale del solito, quindi... Purtroppo stamattina mi si sono rotti mentre mi cambiavo, già erano rotti perché li avevo incollati con l'attack, e invece si sono rotti di nuovo, quindi niente, adesso lo sto così. Mi ci dice come... che mangia gli spaghetti mentre guarda la live. Bravo! Così si fa. Fanno i veri Uri. Tra l'altro, a proposito di Uri, oggi la PNSO ha annunciato l'edizione limitata della statua in bronzo dell'Uro. Ragazzi, è bellissima. Io appena l'ho vista, ho detto, cioè, qualcuno della PNSO ci segue. Non è possibile. Devo trovare un modo per avercela quella roba lì. Questo è il periodo d'oro, dell'Uro. Ma sai che non ho visto il prezzo di quella statua? Manco io, cioè, vorrei sapere, perché so che è in edizione limitata, quindi non so se costi una cifra immensa. Qualunque cifra vale. Esatto. Va bene lo stesso. Ve lo metto tipo in camera. Madonna. Delle corna di grosse, che di Uri poi non esistono tanti di modelli, la maggior parte fanno schifo, di giocattoli, cose così, e quindi vedere una roba del genere, cioè, per me è tipo Ma appunto, Fede, perché proprio perché la statua è in bronzo fa tipo monumento antico, non so, fa cimelio, reperto archeologico, ci sta, può venerare Michele, venerazione postmoderna. Solitamente quando fanno le statue in bronzo, poi comunque fanno anche fanno anche il modellino di quella statua in bronzo, perché tipo hanno fatto Boreal Opelta, hanno fatto la statua sia in bronzo, e poi qualche mese dopo hanno fatto il modellino, quindi può anche darsi che... Magari sì, magari poi lo rifanno. E appunto questa cosa in bronzo costerà una cifra di soldi, mi prenderò il modellino, tanto comunque la PNSO sui modellini normali è sempre costata poco. Poi gli ultimi che ha fatto, tra l'altro, non mi sono sembrati anche abbastanza buoni a livello di accuratezza. Quando ho visto il loro Parasaurolophus, che Bertozzo lo ha elogiato parecchio, quindi... E se lo dice Bertozzo, noi non possiamo assolutamente mettere mano. Bertozzo è bene o male tipo la mia versione, però fatta da Drosauri. Per lui esatto. Parasaurolophus è per me, è come per me il Uro, praticamente. Che sempre di collo taurino si parla, quindi siamo lì, dai. Ok, allora, già qualche spettatore l'abbiamo, quindi possiamo iniziare a introdurre l'argomento. Michele, direi che tocca a te. Sì, allora, stasera, per rifarci un minimo gli occhi, se il signor Mattia arriva, ci gusteremo tre puntate, perché tre ve lo spiego dopo, di una serie televisiva del 1994 che è durata, se non erro, fino al 97, prodotta dalla Discovery Channel, è stata forse una delle prime serie documentaristiche della Discovery Channel mai fatte, chiamata per l'appunto Paleoworld. Io ho qui il cofanetto della prima stagione in inglese, che è di 6 stagioni, ed è una serie di cui puntate durano bene o male una ventina di minuti ciascuno,
che tratta della paleontologia a 360 gradi, per così dire. Infatti, ogni puntata parlava di un argomento paleontologico, come per esempio la prima puntata, per dire, della prima stagione era dedicata ai primi dinosauri del Triassico, poi la seconda puntata, che è quella, una di quelle che vedremo tra l'altro stasera, era dedicata ai pterosauri, un'altra era dedicata alle balene, per esempio, l'evoluzione delle balene. Quindi ambiti molto, molto vasti. Penso che in boh, saranno tipo 60-70 puntate, avranno trattato un sacco di aspetti in ambito paleontologico, evoluzione umana. Ci sono addirittura delle puntate sull'evoluzione dei rinoceronti, dei serpenti, cioè praticamente usi nel 94. Usi, sì, almeno in potenza, che prima o poi sì, faremo tutti questi argomenti, però ancora no. Alcune Infatti, cose no. infatti, io, bene o male, io dico sempre: se dobbiamo prendere spunto dai nostri video, prendiamo spunto da Paleworld, perché bene o male, Paleworld è un po' la versione documentaristica dei video che portiamo, e non a caso. Da fan di questa serie, quale sono, nel video sui sinapsi ho usato delle musiche di Paleworld, che tanto è una serie che non ha più diritto d'autore, infatti vedremo le puntate senza problemi, senza che ci segnalino una vita, morte, miracoli, come è successo faceva una volta l'uomo. A meno di casi strani, Esatto. speriamo bene, ma in teoria Come no. dicevo prima, appunto, una serie divisa in stagioni, 4, da circa 12-13 puntate ciascuna, tranne la quarta che ne ha tipo 10. Se devo dare una veloce opinione di tutte le stagioni, le prime due per me sono le migliori. Infatti, ho la prima per un motivo, questa è proprio la migliore in assoluto. La terza, carina, però un po' noiosetta. La quarta, non dico che è inguardabile, però un po' bruttina. Infatti, in questa una cosa meravigliosa di Palworld è il fatto che abbia un narratore stupendo, cioè quello della prima stagione, della seconda e della terza erano fantastici. Quello della quarta faceva abbastanza desiderare, cioè aveva una voce grossissima, però tutto così, perennemente col mal di gola, Ma tu mentre parli della come versione inglese? in inglese, in italiano. In italiano abbiamo usato Balzarotti come voce narrante, che diciamo che basta e avanza. Tutto rispetto, voglio dire. Devo dire, allora, le prime due stagioni sono comunque, le varie stagioni comunque sono molto diverse una dall'altra, perché la prima tende ad essere molto più rilassante, cioè ha musiche molto più riconoscibili, molto più belle, per così dire, a temi molto più riconoscibili ad orecchio. E soprattutto mostra parecchia paleoarte, è molto incentrato sullo spiegare, mostrandoti paleoarte, disegni, cose di questo genere. Infatti io ho scoperto artisti come Douglas Anderson, Mark Hallett, John Sibbick grazie a questa serie, perché nella prima stagione ti spammavano soprattutto Anderson le sue opere ovunque. La seconda stagione, come le altre, ma in particolar modo la seconda stagione invece è molto più paleontologica, cioè tende a mostrarti meno paleoarte, anche se ce n'è, e tende di più a mostrarti il lavoro sul campo dei paleontologi, perché comunque anche qua ci sono paleontologi che spiegano, però qua in particolare ti mostrano i siti di scavo, ci sono puntate intere incentrate sui siti di scavo, tipo mi vengono in mente le prime due puntate, che è letteralmente una puntata divisa in due, che è Oh, è arrivato il buon Mattia. Ciao ragazzi. stavo aspettando Eccoci. con tanta frenesia, avevamo già iniziato perché. Ciao ragazzi, scusate, ho avuto un problema di connessione. Non capisco Vabbè, dai. perché mi stava dando questi problemi qui. Stavo introducendo a Palworld e stavo dicendo che nella seconda stagione, essendo molto più paleontologica della prima, perché ti mostra meno tavole, però ti mostra tipo molto più lavoro sul campo, e dicevo che le prime due puntate della seconda stagione sono letteralmente la spedizione che fece Paul Sereno in Africa in quegli anni, e ti mostra come hanno scoperto Carcharodontosaurus, Sarcosuchus, tutti quegli scheletri famosi, quei resti famosi che ha trovato Paul Sereno, e ti mostra come li hanno rinvenuti, c'è tutto il filmato della spedizione. Ed è molto interessante, appunto, come, per me è appunto una delle migliori serie di documentari su questo tema mai realizzati. Di cui sono anche parecchio affezionato, soprattutto la prima stagione, perché io,
vidi quando ero bambino, una delle puntate che oggi vedremo, ovvero quella dei carnosauri, e da lì proprio, cioè, è uno dei miei dei pezzi della mia infanzia. Ecco, appunto, dici brevemente quali saranno le puntate che vedremo e a quali stagioni appartengono. Allora, oggi vedremo tre puntate, come dicevo all'inizio, due della prima stagione e una della seconda. Le prime due sono appunto della prima stagione, sono quella dei pterosauri e quella dei carnosauri che accennavo prima. E quella della seconda stagione invece sarà l'ultima della seconda stagione, che è incentrata sul Troodon. Perché proprio questi, vi chiederete voi, perché sono le uniche che abbiamo in italiano, e quindi nonostante penso tutti e tre capiamo abbastanza bene l'inglese, nonostante quello di Palward non è un inglese shakespeariano, comunque per gli spettatori è sicuramente meglio vedere noi che reagiamo ad un video a dei video in italiano rispetto a dei video in lingua anglosassone. Nonostante, come ho già detto, in inglese i narratori sono molto bravi, è molto bello da ascoltare anche in inglese. Ti confermo. In Italia, sono arrivate poche puntate di Palward, come sempre, perché sono, mi sa che sono arrivate solo alcune puntate della prima stagione, quella del Troodon della seconda stagione e basta. Perché da noi in Italia è tipo uscì negli anni 90 con il nome Il mondo della preistoria, tipo solo 7 puntate, se non erro, si trovano anche su eBay, erano tipo quella sulle balene, era quella sull'evoluzione umana. Sento dell'eco. L'ho sentito anch'io, però se n'è andato. Vabbè. Non lo sento più. C'era la puntata sulle balene, ad esempio, avevamo fatto quella sul tirannosauro in italiano. E poi invece era uscito in DVD l'episodio di Carnosauri e quello del Troodon, assieme anche a The Ultimate Guide T-Rex, in un DVD che si chiamava tipo I Grandi Predatori della Cine Hollywood, era lo su DVD. E poi niente, mi sa che non è uscito nient'altro, soltanto queste 9 puntate alla fine. Purtroppo non è arrivato quasi niente del resto, vabbè. Non mi ricordo se hai già detto il contesto storico e l'anno in cui uscirono queste puntate, l'hai già detto per caso? Io ho detto bene male dal 94 al 97, quindi negli anni in cui i documentari paleontologici erano tipo alla Attenborough praticamente, cioè non c'erano ricostruzioni, non era tutto incentrato alla pianeta, tipo non è come il pianeta dei dinosauri degli angeli, no? C'erano i dinosauri in movimento, o come Walking with Dinosaur, che era tutto incentrato sull'immergersi in questo mondo preistorico, ma era più una roba da Lost Worlds, Vanished Lives, appunto, di Attenborough, cioè una roba molto più mostrarti i fossili, spiegarteli bene, in modo molto interviste con i paleontologi, scienziati. Vedrete i must della paleontologia qua, perché ci sarà Bakker, Curry e signori e signori Russell. Ritornerà Russell nella puntata del Troodon, lì ricolpisce con furore Russell. Tra l'altro, piccola parentesi per fare un minimo lo sborone, dato che citavo David Attenborough, purtroppo c'è un po' di sovraesposizione, però dai, più o meno si capisce che è lui. Sì, è l'autografo di Attenborough, sì. Se vi chiedete come l'ho ottenuto, ho trovato il suo indirizzo, gli ho scritto una lettera, io l'ho implorato in ginocchio, mi ha risposto con l'autografo, fantastico. E adesso questo qua diventa tipo ci farò un altare, inizierò a pregare le divinità azteche. Esatto. Ma insieme a loro lui. Esatto. Poi ovviamente questo documentario qua non è, essendo degli anni 90, a livello di informazioni lascerà un po' il tempo che trova, ecco, lo vedremo soprattutto nella puntata dei carnosauri. Anche la paleoarte è un po'... Perché lo dico subito, ai tempi col termine carnosauri ci buttavano dentro tutti i grandi carnivori, cioè tutti i grandi dinosauri carnivori, quindi tirannosauri, allosauri, tutto quanto, tutto dentro, tutti carnosauri. Quindi, anche ceratosauri mi sa che c'erano dentro. Diciamo, tutto dentro, bellissimo, tutto dentro. Tutto. Infatti, tra l'altro, vedremo poi quando nella puntata poi parliamo pure di Carnotaurus, ed è fantastico come nel nostro video di Carnotaurus
a un certo punto dicevamo tipo, a differenza dei troppo di come l'allosauro, il tirannosauro e spinosauro, il carnotauro sarà così, e in Palworld a un certo punto dicono la stessa cosa. Incredibile, coincidenze involontari. E nulla, non so se gli altri due vogliono aggiungere qualcos'altro su questo programma. Per me hai detto tutto il necessario, non saprei al momento cosa aggiungere, non so se Mattia vuole dire qualcosa. No. Secondo me introduzione più che soddisfacente. Ah, e altra cosa magnifica, signori, altre due cose magnifiche. Innanzitutto il narratore originale della prima stagione che ho qui era un italo-americano, Ben Gazzarra, che è un attore italo-americano che parla perfettamente anche italiano, dal senso che è morto, però parlava perfettamente anche italiano, quindi piccola fierezza italica. E soprattutto, altra cosa, la sigla di questo programma è La fine del mondo, cioè è la cosa più bella che sentirete in vita vostra, probabilmente. Anzi, ecco, mi viene in mente un'ultimissima cosa da aggiungere, un livello anche un video internazionale, perché io ho questo cofanetto con la prima stagione che è introvabile, l'ho trovato a 15 euro su Amazon perché penso fosse un residuo di magazzino, infatti è un po' rovinato perché in ce l'ho fatto, ma era, cioè, comunque abbastanza rovinato, e tipo tipo o a 50, ma in generale tutti i DVD di Palworld sono introvabili, si trovano a prezzi assurdi, vabbè. Un po' come, il mio libro di Walking with Dinosaurs, di illustrato da Henderson. Ah, anche sì. Praticamente introvabile. E infatti, vabbè, io qua anche altri libri, anch'io rarissimi. Come edizione lascia un po' il tempo. Walking, scusa Michele, era Living with Dinosaurs. No, ecco, infatti mi sembra... Mi sono confuso, no, era Living with Dinosaurs. Che, come edizione lascia un po' il tempo che trova, devo dire. Come, guardate che grafiche. Immagini di un certo livello. Le puntate sono messe in questi DVD qua e sono pure sbarrellate, cioè non sono nell'ordine giusto. La cosa che mi fa un sacco di idea, a parte che la confezione che è tipo sottilissima, ma nel retro, nelle sinossi, cioè non è che è una sinossi scritta da zero, sono le introduzioni pre-sigla delle puntate scritte qua. Fantastico. Bellissimo. Se tu guardi una puntata di Palworld qua, e l'ascolti, qua ci sono scritte le introduzioni delle puntate. Vabbè. Va bene, allora io direi che possiamo iniziare. Sì, allora, le puntate... appunto quella del trono e quella dei carnosauri è roba appunto estratta dal DVD. Quella dei pterosauri invece me l'ha passata il buon Aldo, perché lui è la VHS, quindi me l'ha passata, me l'ha estratta e ho fatto il sincrono con il video in inglese. Le puntate le vedremo le prime due puntate le vedremo dal mio account, no, che le ho caricate non in elenco, l'altra invece c'è su YouTube normale, e quindi niente, cominciamo. Perché ci dobbiamo rifare un po' gli occhi dallo schifo dell'altra volta. In parte almeno, perché comunque è roba vecchia, però. Dai, partiamo subito. Partiamo. I primi grandi abitanti del cielo non erano uccelli. Si sente? 60 milioni di anni prima della comparsa dei più antichi uccelli, esseri misteriosi si libravano nell'aria. Poi svanirono, lasciando dietro di sé solo poche tracce della loro esistenza. Questi esseri erano gli pterosauri, rettili volanti imparentati con siamo quasi al massimo, noti anche come pterodattili. 65 milioni di anni dopo la scomparsa dell'ultimo pterosauro, gli scienziati si domandano come hanno imparato a volare. Sentite la sigla. 3, attenzione. 2, 1. Questa è la nostra sigla, ovviamente. che ricordi. Questa è proprio la sigla della mia. Tra l'altro, la prima immagine che avete visto, quella dove si vedeva questa qua, Atlus, era presa da cosa? Dal documentario di Attenborough. 85 milioni di anni fa, sulle sponde del mar di Niobrara, un giovane pterosauro spicca il suo primo volo. Questa è la telecamera sullo pterosauro che hanno messo.
essere dal punto di vista del pterosauro, giustamente. Ah, certo. Guardate che cosa bellissima. Un'apertura alare di quasi 6 metri. Guardatelo. Le profondità marine. Cioè, ma non è perché abbiamo Ivan in prima. Io voglio questo. Voglio l'opterosauro in cartongesso che vola. La mancanza di correnti in quelle acque permetteva alle carcasse di adagiarsi sul fondo e di fossilizzarsi. Fantastici fossili. Qua che bello. Guarda che bellezza. Negli Stati Uniti, nella regione in cui un tempo c'era il Mar di Niobrara, oggi rimane soltanto un polveroso deposito di calcare che si estende dal Nord Dakota al Nuovo Messico. Esatto, il mitico drago. È uno dei pochi luoghi d'America dove si trovano fossili di pterodattili. Come i dinosauri, anche gli pterodattili erano rettili, più simili a lucertole che a uccelli. Ecco, quando è proprio corretto che gli pterodattili, ma... Eppure, come gli uccelli, potevano volare. Fra gli ultimi esemplari di questa specie troviamo lo Pteranodon. Di questa specie, il mitico drago, ecco. Chris specie. Bennett ha compiuto accurate ricerche di fossili di pterosauro negli strati calcarei del Niobrara nel Kansas. 85 milioni di anni fa, questo era il fondale del Mar di Niobrara, le cui acque erano profonde circa 200 metri. E si estendevano dal mar glaciale artico sino al golfo del Messico. Perché Palo, la sponda più vicina era circa 200 km da qui. Che adesso sono tipo questo mare vecchi decrepiti, era abitato da grossi mosasauri, lucertole marine, tartarughe, sì, plesiosauri e da molte varietà di pesci. Al di sopra volteggiava minaccioso lo Pteranodon, che planava, ogni tanto batteva le ali per guadagnare quota, e poi tornava a farsi trasportare dalle correnti, proprio come la maggior parte degli uccelli. E farsi mangiare dai mosasauri. La sua principale attività era la caccia ai pesci, di cui si nutriva. È giusto, è vero, anche da loro. È molto probabile che la notte si riposasse sulla superficie del mare. Queste sono vere immagini di Pteranodon. Poi ci sono degli studi da oltre 100 anni, in questa zona sono stati riportati alla luce 1100 fossili di Pteranodon. Sentite la colonna sonora, abbiamo usato nei video. Nel 1870 l'area fu esplorata dal professor Marsh, eminente paleontologo dell'Università di Yale, e dalla sua squadra di ricercatori, che in queste immagini appaiono armati di pistole e fucili da caccia. Signor nessuno, no? Western. Sono descritto metà dei generi più famosi. Furono rinvenuti i primi fossili di Pteranodon. Quella scoperta aprì un nuovo capitolo nella storia dell'opterosauro, perché permise di stabilire l'opterosauro. Anderson! Pterosauri discendessero da piccoli ed esili rettili guardateli. Anni, vissuti 250 milioni di anni. Questo è l'Onomus. Gli pterosauri fossero ormai esperti. Vabbè, dettagli. Gli pterosauri fecero la loro comparsa in due fasi successive. Pterodaustro. I primi esemplari, risalenti a oltre 200 milioni di anni fa, furono chiamati ramporinchi, che significa naso ricurvo e appuntito. Com'è che chiamate? Aspetta. Ramporinchi. Ramporinchi. No, voglio risentirlo. È bellissimo. I primi esemplari, risalenti a oltre 200 milioni di anni fa, furono chiamati ramporinchi. Ramporinchi. Naso ricurvo e appuntito. Benvenuti nel mondo degli adattamenti italiani. Avevano la testa allungata e magra ed erano provvisti di numerosi denti, forse usati per afferrare i pesci. Che belle! Fantastica! La traduzione in italiano. Pterosauri. Lo stesso anno, che il volo aveva la funzione di stabilizzatore. Dopo un attimo, il loro processo evolutivo si completò con la... Cosa? La traduzione in italano per il doppiaggio è stata fatta lo stesso anno di produzione del documentario in inglese o qualche anno dopo? Allora, non ne sono 100% sicuro, però bene o male credo che in Italia sia arrivato parallelamente, perché le VHS sono degli anni 90, quindi suppongo che bene o male da noi siano arrivati gli episodi, quei pochi episodi siano arrivati di lì attorno, se non nel 94, nel 95, nel 96, comunque in quegli anni lì. Dubito che se questa una roba del genere possa uscire da noi in Italia in questi anni, doppiato soprattutto. No, si sente che è roba soprattutto del mesozoico. Che non è che dicono gli pterosauri, no, l'opterosauro. L'opterosauro, bellissimo. Allora, io continuo a guardare, non mi vedrete per due secondi che devo allontanarmi un attimo dalla webcam. Ok. Noi intanto facciamo partire? Certo, sto guardando.
comparsa del Super Mignolo, un dito del che divenne il più lungo dell'intero corpo. Super Mignolo serviva da supporto per l'ala. Le altre dita, di dimensioni normali, svilupparono gli artigli. Ce l'avevano già prima, ma a dettaglio. Questi animali si evolvettero in una grande varietà di forme diffuse su tutta la Terra. Questo è l'equivalente del nostro possesso, databili dai 230. Anche evolvettero, comunque non si sentiva più o meno dal Mesozoico. Com'è? Cioè, vabbè, è bellissimo evolvettero. 180 milioni di anni. Per ragioni ancora sconosciute, bellissimo. 180 milioni di anni fa, i Ramporinchi scomparvero, mentre fecero la loro comparsa. Che bellezza! Un processo evolutivo singolare e differenziato. Madonna! C'era una volta l'uomo solo. Erano grandi come un pettirosso, mentre nell'arco di milioni di anni, alcuni esemplari raggiunsero dimensioni e peso circa 70 kg e un'apertura alare di 12 metri. L'equivalente di quasi due stanze, ricordiamo, sostituiti da strutture atte a filtrare il cibo dall'acqua. Gli pterodattili più recenti avevano in comune tra loro lunghe teste coronate da cranio. Qua è tutto un mischione incredibile. Ogni tanto è lo pterosauro, ogni tanto sono gli pterosauri, ogni tanto sono gli pterodattili. È perché se essendo americani, comunque, nonostante io adori questo programma, comunque essendo americani sono un po' scialloni, quindi dico pterodattili, ma sì, buttiamoci tutto, ma chi se ne frega. Poi in inglese sì, è uso comune, diciamo, dire proprio pterodactyl in generale, per dire qualsiasi pterosauro, è proprio l'altro poi, indiscriminatamente. Una volta per di sfuggita mi era capitato di parlare con Bertozzo di Stasera e mi ha raccontato che quando... perché non mi ricordo chi l'aveva raccontato, comunque un paleontologo che ha lavorato al programma, e dice che diciamo che quelli della produzione non erano proprio gentilissimi nei siti di scavo, cioè ogni tanto per errore mettevano i piedi nei punti sbagliati, rischiavano di distruggere metà dei giacimenti. Ok, bello. Vabbè, parentesi, andiamo avanti. Sì, dato che lo sapevo. Erano molto leggere, il collo era flessibile e robusto come quello degli uccelli. Fantastico. La coda si era ridotta a un moncone non adatto per il volo. Esatto, all'area di volerti attaccare. È significativa nello sviluppo dei rettili volanti. Infatti, con la perdita della coda, questo adattamento mi sembra un po' cadere. Compensare le correnti d'aria. Naturalmente, ciò richiede guardatelo. Un'intelligenza più sviluppata. Di morfodonte che pesca tipo è secco. Della capacità di volare è forse il passo più difficile da compiere nel processo evolutivo. I paleontologi hanno individuato due tipi di volo, planato e battuto. Il volo planato, sfruttando le correnti ascensionali, richiede meno energia di quello battuto. Come i pipistrelli e gli uccelli, gli pterosauri avevano scheletri in grado di sostenere i potenti muscoli che muovevano le ali. Secondo il paleontologo Bob Bakker, il notevole sviluppo muscolare qui, sarebbe il nostro eroe nel volo. Se analizziamo le zampe anteriori e posteriori e il dorso, notiamo che nessun altro animale ha mai sviluppato in maniera tanto completa la struttura dedicata alla funzione del volo. Non sarà taglia quasi tutta la superficie è collegata ai sofisticati e potenti muscoli pettorali. Il volo battuto non aveva ancora la barba totalmente bianca, quindi potenza muscolare. È nato con la barba lui. È necessario un sofisticato metabolismo a sangue caldo. È indispensabile anche un'intelligenza pronta ed evoluta. Gli scienziati attribuiscono agli pterosauri tutte queste caratteristiche, oltre a una struttura ossea leggera ma robustissima. Questo mi sa che è una femmina. Ha la cresta piccolina. Eh sì. Presuppongo. Che c'ha un marcato dimorfismo sessuale, cioè abbastanza marcato. Poi ne parlano dopo del dimorfismo di Pteranodon. Cioè, è uscito un paper da poco dell'Università di Berkeley, Kevin Pedian, è un esperto dell'evoluzione del volo e dell'anatomia degli pterosauri. Dagli studi compiuti sui fossili si deduce che guardate che capelli sono gli animali vertebrati con le ossa più sottili mai esistiti. Sa di anni 90 da tutti i punti. Questo è notevolmente appiattito, come se avesse subito una forte compressione. Corrisponde al nostro osso dell'avambraccio ed è assolutamente piatto.
La parete ossea è sottile, come certi tipi di cartone utilizzati dall'industria per avvolgere rotoli di carta. I paragoni erano molto di moda. E all'interno sono vuote. C'è solo aria. Paleo World ha il cartone in come tiro per farci credere che sono ossa molto certo. delicate. In realtà abbiamo compiuto degli esperimenti con alcuni tecnici dell'Università di Stanford e abbiamo concluso che la robustezza non è determinata dallo spessore delle pareti ossee, ma dal diametro delle braccia. Malgrado all'interno fossero vuote, le ossa degli pterosauri erano abbastanza robuste da reggere lo sforzo del volo. Infatti sono risultate dell'86% più resistenti rispetto a ossa simili dei mammiferi. Si ritiene quindi che perfino gli pterosauri più grandi potessero volare. Che meraviglia! Ma come? Che meraviglia! 200 milioni di anni fa, un grande mare copriva questa zona della Germania meridionale. Gli animali che vivevano lungo le sue sponde, se cadevano in acqua, morivano e rimanevano sepolti sotto un sottile fango calcareo. In milioni di anni i sedimenti si sono solidificati e trasformati in roccia. E qui hanno trovato il Ramporinco, ad esempio. Infatti. Con la P. Secoli, il calcare litografico è stato estratto e usato per produrre tegole. Adesso, se guardi bene, c'è quattro, perché tanto si gira il suo programma, ma poi sapete che Alberto Angela. Dal giacimento fu estratto uno strano c'è Alberto di là. Il corpo e la testa di lucertola. Ecco, te pare che non ti parlavo. Aveva dita lunghe e ripiegate, di cui non si riuscì a capire la funzione. Come tutti i fossili di un certo interesse, finì nel laboratorio di Georges Cuvier, il brillante anatomista francese, che scrisse: direi che questo fossile riportato alla vita non assomiglia a nessuno degli esseri ora viventi. Ma soprattutto questo non è Pterodactylus, ma dettagli. Ma occhio poi così, Ma questa è una faccia, cioè. Ma tipo strafatto di qualcosa. Guardatelo. Poi c'ha gli artigli che spuntano direttamente dall'ala. Di che anno è questa paleoarte? Ma... Sa tipo di del 94, quindi presuppongo che sia di quegli anni. Sì, ma potrebbe essere anche più vecchia, potrebbe essere degli anni 80, anni 70, dell'800. Ma pure di dell'800. È più vecchia di Cuvier questa. Ma sbaglio o vedo dei filamenti sul collo o vedo male? È tipo un riflesso? Però se ci pensate anche oggi è difficilissimo riuscire a fare paleoarte di alto livello, perché bisogna informarsi tantissimo ed è super difficile. E se già è super difficile oggi, che abbiamo tutte le possibilità con internet di aggiornarci continuamente, di prendere informazioni, eccetera, immaginate al tempo un paleartista che non veniva magari seguito neanche decentemente dal paleontologo. Guardava Skeletal... Ma che poi era assurdo riuscire a fare qualcosa di decente, assurdo. Queste serie qua erano, tra l'altro, se si va a guardare il repertorio tipo di fonti di queste serie qua, come Palworld, Walking with Dinosaur o robe così, cioè, bello che, dato questo fatto, erano piene di consulenti scientifici, cioè, penso che solo Palworld ne abbia un centinaio, proprio perché 100.000 persone, perché non c'erano i mezzi, quindi... dovevi si faceva così. Poi come hai detto tu, buono, ci fossero i mezzi per seguire l'artista in azione. Qualche affermazione rivoluzionaria per l'epoca, quando il concetto di estinzione Cuvier era ancora sconosciuto. Questo fu il seme dal quale sarebbe sorto il principio fondamentale dell'evoluzionismo. Cuvier chiamò l'animale pterodattilo o dita alate, perché intuì che la funzione del lungo osso del mignolo era di sorreggere l'ala. Gli scienziati cercarono di capire come un rettile primitivo... Guarda, questo è un mostro deforme con evidenti problemi alla pelle. Questo è un aldabro alato. Ma questo è però, sempre... se dici aldabro delle... devi spiegare il meme, però. Questo però potrebbe essere...
vecchiotta questo pezzo di paleoarte. Beh, sì, ovvio. Questo è 800 sicuro. Vedi quanto Cuvier questa illustrazione. Infatti dicono anche nei commenti che sì, c'erano delle paleoarti veramente orribili, insomma, orripilanti. Al Dabro, direi di far spiegare a Mattia, che è il creatore di sta cavolata, cos'è al Dabro, perché male, questa illustrazione rappresenta molto bene questo meme. Vabbè, sintetica descrizione dell'Aldabro, allora, e dell'origine. Allora, abbiamo fatto un video su Aldabra. Su Aldabra. È stato terribile. Ve lo dico perché, non perché il video è stato terribile o perché era brutta l'idea. È stato terribile il processo di realizzazione, ragazzi. È stato veramente un disastro. Sostanzialmente abbiamo dovuto rifare il video poi in inglese. E lì ci sono stati problemi maggiori, non l'abbiamo capito perché, era una maledizione. Abbiamo passato più di 2 settimane per far uscire questo video, ce l'avevamo pronto, praticamente era pronto. Mi sa anche più di 2, tra vari contrattempi. Terribile, eravamo nel panico, io non riuscivo a sistemare un audio che aveva registrato Elan. E una volta riusciti ad aggiustare quest'audio, perché non capivamo che cavolo di problema c'era, era impossibile da... era registrato troppo lento, non riuscivamo a velocizzarlo perché non si capiva il perché, succedevano una marea di problemi random, era tutto random. E poi l'editing, Valerio, anche lì Valerio è andato nel pallone, è stato terribile e abbiamo sofferto come cani per produrre quel video. La sofferenza ci ha fatti trasformare in Aldabra, soprattutto Valerio. Ma la cosa io ho visto un'immagine su YouTube, se non sbaglio, di questa creatura, questo artista bravissimo che ha disegnato questa creatura abbastanza orribilante, e io ho immaginato che ogni volta che uno del team deve caricarsi di lavoro per uscire qualcosa e soffre come un cane perché è stanco oppure è distrutto, allora a quel punto si trasforma in Aldabro, che è quella creatura mostruosa. Qualcuno se lo chiedesse, quel coso che si è visto nella mia versione di Evangelion della sigla. Magari dopo, se ritroviamo l'immagine, lo mostriamo pure. Magari sì, lo facciamo vedere l'Aldabro. Che esplode come di... meme, come l'uro. È il nostro... è una mascotte ormai anche lui, Cioè, è un po' deforme, però... Ecco, questo qua non è proprio un animale, però. Alato, questo che stiamo vedendo. Questo sì, è chiaramente un Aldabra. Sì. Cioè, guardate, è bellissimo. E come dicevano i commenti, sì, c'erano anche, non so, delle ricostruzioni di Pterodactylus che sembravano dei mammiferi, un opossum, un volante, qualcosa di stranissimo, infatti, orribile. Dicono, ma all'inizio, quando venne ritrovato lo scheletro, si pensava fosse addirittura acquatico. C'è una roba... Hanno pensato di tutto, degli pterosauri, soprattutto all'inizio. È pazzesco. Un po' come veramente. Iconodon. Cioè, hanno varie storie interessanti, sì, gli organismi, i vari gradi di organismi. Perché sì. Peters riesce comunque a ipotizzare abomini su questi animali anche peggiori di quelli di un tempo. Ecco, praticamente Peters crea Aldabri e questo sarebbe una cosa degna di Peters, questo coso, esatto. Qua, assolutamente. Tra l'altro, in Palo, adesso fra poco... è molto più sensato delle cose di Peters, perché questo... Questo, no, ragazzi, ha senso, perché comunque ogni parte anatomica almeno è orientata nel punto dove dovrebbe essere. Cioè, gli occhi sono lì, le articolazioni sono quelle. Peters invece un animale lo rompe, come metterlo in una centrifuga praticamente, e poi quello che esce lo metti su carta. Uno smoothie di pterosauro. Tra l'altro stavo cercando di dire che proprio in Palworld... In una puntata, non mi ricordo, dedicata ai sinapsidi, all'evoluzione dei sinapsidi, tra l'altro proprio della prima stagione, appare un'illustrazione di Peters, quando ancora non era tutto corrotto, appare un suo, non mi ricordo quale, comunque un suo sinapside, non mi ricordo il nome, però un suo sinapside. Appare. Piccolo retroscena su Peters, sì, all'inizio era, diciamo, sano, negli anni 80-90 produceva anche paleoarte di un certo livello e poi ha impazzito. Faceva enciclopedie per ragazzi con una buona paleoarte e le pubblicava. Solo che Dixon poi ha fatto Afterman, è diventato qualche... Peters si è corrotto.
Pensate che Peters era anche all'avanguardia per i tempi che correvano 30-40 anni fa, faceva dinosauri piumati, dromeosauri di piumati soprattutto. Cioè, non erano ovviamente... L'ha portato alla rovina. Erano, diciamo che per gli standard di oggi non erano proprio il massimo, però per l'epoca erano ottimi, e invece oggi è tornato non indietro, ma proprio ha preso il fatto, ha schiacciato la retromarcia e è andato a finire... Ma secondo me ha avuto qualche, io non vorrei dire adesso, non prendete la lettera alle mie parole, però secondo me è successo qualcosa con l'uomo, perché è impossibile che uno vada fuori di testa così. Ma penso che sono problemi mentali, no? Perché se vai su Wikipedia in inglese c'è scritto, mi sa che tipo qualche disfunzione... Non scherzo, sì, boh, non si sa. Come siamo passati da parlare di Aldabro a Peters solo grazie a questa illustrazione. Ma c'è c'è un collegamento qua, netto. Eh sì, in qualche modo, insomma, è passato al lato oscuro Peters. Detto questo, ritorniamo con il nostro Palworld. Avere acquisito un'abilità così progredita. Eccoli anche qua. Che bellezza. Conclusero che l'opterodattilo non poteva essere stato. Ma che faccia, Altrimenti sarebbe giunto fino a noi. Che belli. Il paleontologo David Unwin dell'Università di Bristol ha studiato l'evoluzione degli pterosauri. Guardate il computer. Per molti anni si è ritenuto Madonna, il ragazzino. In grado solo di lanciarsi da un punto elevato, cadere al suolo, rialzarsi e ripetere in continuazione questo esercizio. Anche lui l'ho visto mille volte. All'inizio del nostro secolo, il geologo inglese Seeley scrisse un famoso libro intitolato Dragoni dell'aria. Il mitico drago. Decenni di studi lo portarono alla straordinaria scoperta che gli pterodattili erano in realtà... Questo fossile è famosissimo. A sangue caldo. Questo è Ramporinus. Non cambiò l'opinione corrente, secondo cui il primo tentativo di volo da parte di un animale diverso da un insetto sia stato un fallimento. Attorno al 1870 il professor Seeley scrisse una magnifica monografia sulle articolazioni e il moto degli pterodattili, nella quale affermò che avevano il sangue caldo come gli uccelli e che erano potenti volatori. Negli anni 30 le sue teorie vennero stravolte. Gli pterodattili avevano il sangue freddo, le articolazioni deboli e le ali delicate. Potevano solo volteggiare nell'aria, ma alla minima turbolenza precipitavano. L'interesse per il volo degli pterosauri decadde per quasi 50 anni, durante i quali, stranamente, il cinema gli dedicò alcuni film di fantascienza. È da The Valley of Guanji. Quando gli studi sull'argomento ripresero, si scoprì con certezza che, escludendo gli insetti, lo pterosauro era stato il primo animale terrestre ad alzarsi in volo. I predecessori di questi rettili alati comparvero contemporaneamente ai dinosauri circa 225 milioni di anni fa. La scoperta da parte di Paul Sereno dei più antichi fossili mai rinvenuti ha fatto arretrare la data della comparsa dei dinosauri. Non farci mancare nulla, anche Sereno. Sembra uscito dal liceo, Sereno. Riteniamo che gli pterosauri non fossero una trasformazione del dinosauro, ma derivassero da un altro tipo di rettile. Se risalissimo a ritroso lungo l'albero genealogico del dinosauro, non troveremmo mai lo pterosauro, perché apparteneva ad un altro gruppo di rettili. Torra in sardo vuol dire paragonabile allo pterosauro. Vuol dire vertebrati volanti di nuovo. Ah, ok. Quando dici torra, vuol dire di nuovo. lingua sarda. Mi sfugge qualche parola in sardo involontariamente. Membrane coriacee che si estendono dalle dita ai piedi. Le ali, collegate con le zampe posteriori, fanno del pipistrello un robusto volatore. Però devo dire che nonostante abbia questi anni, comunque un'infrenatura generale te la dà. Il pipistrello cammina su quattro zampe, sollevando goffamente le ali da terra. Anche David Unwin associa gli pterosauri ai pipistrelli. In pratica, le zampe posteriori si divaricavano e i piedi venivano spinti all'esterno, più o meno in questo modo. Poi le zampe anteriori si ridussero fino ad avere tre piccole... Piccola nota, anche noi di Usi facciamo così, quando dobbiamo ricostruire un animale. Quando noi dobbiamo indicare a Ivan come far muovere un animale, ci mettiamo noi così, cioè muovi così il carnotauro. Esattamente. Una nota interessante... Per fare le animazioni degli pterosauri in Walking with Dinosaurs, e stavolta non mi sto confondendo,
Parlo proprio del documentario. Sì. Effettivamente hanno provato così. Cioè loro hanno provato con due scope. Ma con le scope in mano. Con due scope. Un tipo così con le scope. E con quelli che gli dicono, no, prova a essere più goffo. Non fai così, non fai così. Se riguardate... Se riguardate i documentari, non toglietelo appena finisce, guardate i retroscena, perché ci sono queste scene qui che sono fantastiche, sono bellissime. Quelli della Walking Wheat, poi dietro le quinte della Walking Wheat sono delle cose stupende. Il dietro le quinte di Prehistoric Park mi fa sganasciare ogni volta. C'è un po' di disagio lì. Un po' di disagio. Comunque. Estremità che venivano appoggiate a terra. Poi c'era l'enorme dito alato che si estendeva tutto attorno e li costringeva a movimenti molto lenti e faticosi. Le membrane alari si estendevano anche fra i due arti posteriori e non consentivano di compiere movimenti rapidi sul terreno. Altri scienziati ritengono che lo pterosauro avesse due zampe e somigliasse agli uccelli, con ali strette attaccate ai fianchi, che non disturbavano l'animale quando camminava. Il paleontologo Kevin Tedian. Lo pterosauro camminava come gli uccelli e come gli altri dinosauri. Lo possiamo intuire dalla struttura del bacino e delle zampe posteriori, uguali a quelle dei dinosauri e degli uccelli. L'estremità del femore si inseriva nell'acetabolo come il femore umano. Se osserviamo la struttura del nostro femore, ci accorgiamo che possiamo ruotare le gambe e camminare così, però non lo facciamo. Ma allora su cosa si basano le nostre affermazioni? Gli pterosauri e gli uccelli hanno il femore qui e l'articolazione del ginocchio qui. Hanno ossa dello stinco molto lunghe e una caviglia che si può muovere solo in questo senso. Poi la spiego. Perciò dovevano camminare così, in modo simile agli uccelli. Adesso camminavano anche sulle dita, quindi mettevano un piede davanti all'altro rivolto verso l'interno, come gli uccelli e i dinosauri. Ok, peso. Stop, nessuna impronta è in uno stato... Stop, che peso. Sta grandissima teoria. Avete presente quel meme che è sbucato di recente, di quel Quetzalco Atlus tutto che cammina come una persona? Anche quello è un po' un aldabro. Questa è questa teoria della non fatemi dire parolacce, questa grandissima teoria che di cui tra l'altro Peter ci crede ancora, Peters, perché giustamente secondo voi Peters non ci crede ancora, dove appunto secondo questa teoria gli pterosauri camminerebbero bipedi come degli aironi, perfettamente come di dinosauri così. Fantastico. Voglio morire. Fantastico. Ci sono delle implicazioni anatomiche a riguardo, cioè spesso che se un pterosauro avesse provato soltanto a pensare di farlo, neanche a farlo, a pensare, si sarebbe fratturato metà della colonna vertebrale, bacino, ginocchi, l'avessi trovato così spiattellato. Poi era proprio sbilanciato, non poteva fare quella cosa lì. Impossibile. Si vede che era... che eravamo in pieno rinascimento dei dinosauri, perché in quegli anni uscivano di quelle teorie nulla più stupida. Nei cartoni però facevano spesso vedere gli pterosauri bipedi. Mi viene in mente un caso, quattro dinosauri a New York, si vedeva l'Pteranodon che spesso stava su due zampe. Sa vede. Che anche la Valle Incantata, nella Valle Incantata si vede? Mi sa di sì, mi sa di sì. Infatti, allora, se voi ricordate... Se siete appassionati di dinosauri e siete cresciuti da bambini con i giocattoli dei dinosauri, di solito ai dinosauri mettevano anche alcuni giocattoli di pterosauri, e infatti la maggior parte di quelli erano in piedi, con le braccia e le ali spiegate. Ovviamente poi da quel periodo in poi sono state trovate anche tante impronte di pterosauri, dove si vede chiaramente che la loro locomozione avveniva grazie all'utilizzo di tutti e quattro gli arti anteriori e posteriori. Sì. Questa cosa la spiega molto bene Witton nel libro suo sui pterosauri che ho qua su. Ma hanno trovato anche di recente proprio impronte di ranforicoidi. Ormai è certo che qualsiasi gruppo di pterosauri, insomma, camminasse così, non ci sono più particolari dubbi. Non camminavano come degli umanoidi orripilanti come quel Quetzalcoatlus. No, per fortuna no, niente aldabri bipedi.
Comunque, proseguiamo. È abbastanza buono da permettere di risolvere la controversia sulla somiglianza strutturale dell'opterosauro. Il paleontologo Chris Bennett sostiene che il confronto con uccelli e pipistrelli non sia sufficiente per ricostruire le caratteristiche dell'opterosauro. Penso che uno studio comparato fra pterosauro e uccelli e pipistrelli attuali potrebbe esserci molto utile. Però credo anche che l'opterosauro sia diverso dagli uccelli e dai pipistrelli e che si differenzi da questi due gruppi così come gli uccelli si differenziano dai pipistrelli. In sostanza l'opterosauro è l'opterosauro. Hai capito? In sostanza non dell'opterosauro, nulla. Il suo fascino rimane inalterato. Guardate, Bacher. Bob Becker, che ne è un profondo conoscitore, sottolinea come abbia colpito la fantasia popolare. Lo chiama Becker. Come molti altri piacciono gli pterodattili, ma l'immagine che la gente ha di questi esseri è molto lontana dalla realtà scientifica. Oh, madò. Il film degli anni 30, King Kong, ci ha dato la raffigurazione forse più fantasiosa degli pterodattili. Un pteranodon cerca di afferrare la protagonista. Il grande e orribile pterodattilo nero ci riesce. King Kong interviene e salva la donna. Ma un particolare salta all'occhio. Gli pterodattili non erano grigi e neppure orribili mostri neri simili ai pipistrelli. Mentre la questione della struttura alare rimane irrisolta, gli scienziati rivolgono la loro attenzione verso altri aspetti dell'opterosauro. I fossili nascosti negli strati calcarei del Niobrara rivelano dettagli sorprendentemente minuziosi. Per decenni i paleontologi hanno identificato nei fossili del Niobrara due tipi distinti di pteranodon. Una forma grande, con un'apertura alare di 7 metri e una cresta enorme, e una più piccola, presente in un numero maggiore di esemplari e dotata di una cresta più piccola. Il dimorfismo, sì. Si trattava di due forme distinte? Sembra che Chris Bennett abbia trovato una risposta. Gli pteranodon grandi avevano creste enormi, più lunghe dei loro corpi. Quelli piccoli avevano creste ridotte, ma una maggiore apertura pelvica. Quindi il fatto che si differenzino solo per le dimensioni del corpo, della cresta cranica e del bacino mi induce a pensare ai due sessi. Un'apertura pelvica così grande in un bacino così piccolo sembrerebbe attribuibile al sesso femminile. Lo studio di Bennett sulle ossa ha rivelato che gli pteranodon avevano una crescita veloce. Da un embrione di pochi centimetri racchiuso nell'uovo, l'animale cresceva fino a 6 metri al momento di lasciare il nido. Questo implicava una considerevole dipendenza dai genitori. Le madri dovevano nutrire i piccoli, portando loro pesce e altri animali. Ma io comunque credo che lasciassero un nido ben prima di raggiungere i 6 metri di apertura alare. Allora, comunque, vabbè. Sappiamo che grazie a una pubblicazione uscita nel 2020, l'anno scorso, sappiamo che per esempio in Ramphorhynchus probabilmente non c'erano cure parentali. Questo lo sappiamo perché grazie allo studio appunto della dentatura, quindi hanno studiato i denti, hanno capito che tipo di dieta avevano e per esempio i piccoli erano specializzati per mangiare insetti, da quel che ricordo, mentre gli adulti mangiavano più che altro pesce. E questo cosa vuol dire? Se un piccolo è specializzato in qualcosa e il grande in un'altra cosa, vuol dire che si procuravano il cibo da soli per tutta la durata della loro vita, quindi non dipendevano dai genitori. Ora, se questo è vero per Ramphorhynchus, non è vero che, cioè, non possiamo dire con certezza che fosse vero per tutti gli pterosauri, però diciamo che se per Ramphorhynchus era vero, la bilancia si sposta. È un forte indizio, diciamo. Non c'è motivo di pensare che fosse diverso in altri. Poi, per carità, mai dire mai. Non c'è dubbio sui dinosauri. Figuriamoci sui loro parenti più prossimi. No, infatti, anzi, ci sono fossili di dinosauri giovani che indicano una cosa simile. Quindi anche lì non c'è motivo per pensare qualcosa di diverso. E poi c'era... Come? Sì, Deinonychus, ma anche Scipionix, per dire, anche Scipionix, cioè i denti già formati ed era nato da poco. Cos'è che volevo dire?
Forse c'era anche un altro studio, non so, o forse è lo stesso che dici tu, dove dicevano proprio che erano praticamente pronti per volare praticamente dopo la schiusa. Uscivano da queste uova dal guscio molle e dopo poco tempo erano già in grado di volare, altro che 6 metri. Io immagino se un coso di 6 metri così aspettando la madre, mamma! Madonna, cioè, a parte che immaginatevi una nidiata, questi facevano tante uova tra l'altro, i pterosauri, immaginate una nidiata di pteranodon di 6 metri, o quasi 6 metri, che a un certo punto bombolano tutti insieme come uno stormo di piccioni. E poi è evocativo, no? A uno piace immaginare una scena dove appunto ci sono gli pterosauri, magari anche quelli potete immaginarvi, alcuni anche con apertura alare di 12 metri che tornano al nido e danno da mangiare ai piccoli. È evocativo e soprattutto oggi abbiamo tanti esempi di vertebrati che volano, che allevano i propri piccoli, in primis gli uccelli. Quindi è normale che magari in passato erano più propensi a pensare a una cosa così. I dati al giorno d'oggi ci parlano di altro. Non possiamo generalizzare con certezza, però diciamo, come abbiamo detto prima, la bilancia un pochino si sposta e abbastanza, e sì. Assolutamente. Bene, andiamo avanti. Continuiamo con i nostri Elan che mangiano. Le cure materne favorirono lo straordinario sviluppo delle dimensioni dello Pteranodon, che giunse ad avere un'apertura alare di 7 metri. Ma un suo discendente riuscirà a strappargli questo primato. E qui, signori. Nel 1972, il rinvenimento di un pterosauro nelle Badlands del Texas mise a rumore la comunità scientifica. Era stato riportato alla luce un gigante, il Quetzalcoatlus. Per lui fu scelto il nome della divinità azteca rappresentata da un serpente alato. Conosciuto solo attraverso l'osservazione di un unico gigantesco osso dell'ala, il Quetzalcoatlus fu uno degli ultimi rettili volanti e sicuramente il più grande. Altro attenzione a questa atrocità evolutiva. Abbiamo appena assistito a un morph di un ranforincoide. Da ranforincoide è diventato Quetzalcoatlus. Bellissimo. Questo è uno dei motivi per cui in passato lo facevano spessissimo quando c'era divulgazione scientifica di questo tipo, e di inculcare alle persone la teoria dell'evoluzione lineare. Quindi insomma, anche con gli pterosauri, per esempio, in questa parte qua del documentario si vede proprio il passaggio al Quetzalcoatlus così all'improvviso. Come c'era una volta l'uomo che vedevamo che c'era il pesce che diventava una lumaca, un trilobite che diventava un boh, cioè sì, veramente... Ma tra l'altro anche qui l'ordine di grandezza dell'errore è proprio di quel tipo là, perché non è neanche un ranforincoide Quetzalcoatlus, è un pteranodontoide. Cioè pterodactiloide, quindi non c'entra assolutamente niente, proprio, cioè, boh, non lo so, vabbè. Però vabbè, in generale sì, è vero che gli pterosauri più antichi avevano la coda lunga, e ovviamente, quello certo. Però, insomma, da qui a dire che i ranforincoidi hanno dato origine a Quetzalcoatlus, forse a Quetzalcoatlus lo hanno dato origine. È il problema che porta a pensare le persone poi alla fine che noi discendiamo dagli scimpanzé. Giusto. È sempre lì il discorso. Comunque. Nel Cretacico, alla fine dell'era dei dinosauri. Cretacico. L'area oggi occupata dal Texas era una pianura alluvionale. Si sente proprio che è del 94. Il terreno era sabbioso e ricoperto da rade foreste. Il Quetzalcoatlus sondava i bassi fondali alla ricerca di granchi e molluschi, che frantumava col becco robusto e privo di denti. Certo, non... Quetzalcoatlus da quel che so, cioè non è che proprio pescivo. Secondo un'altra ipotesi, vecchia ipotesi, gli animali morti come l'avvoltoio. Esatto, poi c'era l'ipotesi del mangiatore di carcasse. Il Quetzalcoatlus aveva un'apertura alare di circa 12 metri e pesava 70 kg. Conservativi, 12 metri? Risollevò il vecchio quesito. È quasi in linea con quello attuale. Aveva giocato allo pterosauro il brutto scherzo di renderlo troppo grosso per volare? Aia. Too big to fly.
aeronautico Paul McCready nel 1985 da una squadra di scienziati tentò di costruire un modellino volante del Quetzalcoatlus, il più grande animale di tutti i tempi dotato di ali. Guardate che bellezza! Non era mai stato in grado di alzarsi in volo. Queste sono scene da Lost World, realizzati da McCready, progettati come alianti, si sollevarono da terra senza problemi. Però io sono troppo affezionato a ste scene. Potete dire quello che volete, ma guardate anche questa scena qua dal... A parte questo, boh, vederlo in aria comunque ha il suo fascino. A parte quando si schianta. Osservando il volo degli uccelli, McCready concluse che la soluzione doveva essere nel battito delle ali. Al posto dei avevano dei bei fondi, installò dei motori controllati da computer. Mazza, veramente. Il rettile robot pesava 16 kg, poteva battere e ruotare le ali, stendere le dita e ruotare la testa per compensare le variazioni di corrente. Inquietante. Ma può la tecnologia riprodurre ciò che la natura ha creato? Avanguardia però, 1985, nella Valle della Morte in California, il Quetzalcoatlus meccanico fu collaudato. Per la prima volta dopo 65 milioni di anni, l'ombra di un pterosauro veniva proiettata sulla Terra. Ecco, voglio capire che dati hanno usato. Anche se il modellino di McCready era grande la metà e pesava un quarto rispetto all'originale, si ebbe la dimostrazione che la sua particolare struttura corporea rendeva quel gigante un potente volatore. Queste scene sono bellissime, piacciono un sacco. Piacciono un sacco. Davvero, quanto avrei dato per essere là sotto con tutti quei paleontologi a vedermi questo Quetzalcoatlus volare. Vedere sto coso che si schiantava 2000 volte e poi riprovare l'ennesima volta e vederlo davvero volare. No, vederlo volare, secondo me, si sono fatte nei pantaloni per dall'emozione. 50 milioni di anni per tutta l'era dei dinosauri. E come i dinosauri, 65 milioni di anni fa scomparve. Alcuni scienziati ecco un altro che tra poco morirà. L'estinzione sia dovuta alle variazioni climatiche verificatesi alla fine del Cretacico. Secondo altri, lo pterosauro sarebbe semplicemente stato sconfitto dagli uccelli, forse per una questione di una guerra stile a colpi di lancia. Esatto. Quando lo pterosauro si estinse, era diventato grosso, molto grosso. Apparteneva al gruppo di animali di grosse dimensioni destinati a scomparire. Gli uccelli, invece, compresa una gran varietà di forme di medie e piccole dimensioni, si vede che erano gli anni 90, l'estinzione, sì. Mentre lo pterosauro, avendo raggiunto dimensioni notevoli, perse la capacità di volare. Ma sì. La scienza deve ancora rispondere a molte domande. Questa è fantasia. Dimorphodon. Sì, con anche Dimorphodon, perché sì. Per ora, ciò che conosciamo di questo grande animale del passato ha aperto soltanto un piccolo spiraglio su un mondo oscuro e indistinto, che noi possiamo solo immaginare lasciandoci trasportare dalle ali della fantasia. Che bello! Io adoro sto modello, ragazzi, troppo bello. Troppo bello. Va bene. Bella peso sta puntata, interessante, sì, interessante. Sì. Sì, sì. Allora, che dire? Innanzitutto questa qua è la seconda puntata della prima stagione, quindi questa qua è una delle primissime. E devo dire, come ho accennato prima, come infarinatura generale sugli pterosauri comunque ci può stare, nonostante ovviamente abbia i suoi scivoloni dati dai suoi anni, però come infarinatura generale per uno che non ha mai sentito parlare di pterosauri, ci può stare alla fine, secondo me. Certo. Ma infatti sì, solo che ha le sue ipotesi e teorie vecchie, però dai. Ti parla dello pterosauro che cammina così, però... però diciamo che poi, ovviamente, tutte le teorie, anche quelle più assurde, in realtà non sono da denigrare. Anzi, probabilmente le scoperte più grandi che sono state fatte, anche in paleontologia, così vabbè, come in tutto l'ambito scientifico, sono arrivate da teorie che all'inizio venivano distrutte dalla comunità scientifica e tutti rimanevano abbastanza orribilati. Perché la teoria, diciamo, di Wegener, tipo quella dei continenti, che quando la propose lo divise in mezzo mondo.
poi invece sappiamo che vedi un po'. Invece aveva ragione. Ma anche lo stesso Darwin ebbe i suoi problemi, diciamo così. Parlando invece di Bakker, per esempio, lui è un personaggio particolare, come avete visto. È il mio preferito Bakker, cioè, nessuno non batterà mai Bakker per me. Lui è diciamo che grazie a questo suo modo di essere sono uscite fuori delle teorie fuori dal comune che poi ci hanno portato sulla buona strada per comprendere davvero i dinosauri. Sì, sì. Ovviamente c'è una via di mezzo. Prima abbiamo parlato di Peters. Prima abbiamo parlato di Peters, che è un eccesso. T-Rex, canguro, però. Prima abbiamo parlato di Peters, che è un eccesso. È un eccesso, è troppo, perché quelle cose lì sono prive di fondamento, per esempio, e non hanno alcuna base scientifica, si basano sul nulla. Però una buona via di mezzo può portare un paleontologo, così come un qualsiasi scienziato, poi a proporre delle cose fuori dal comune, a vedere qualcosa che gli altri magari non vedono e portare sulla buona strada gli altri scienziati, perché no? Questo è successo per esempio... Infatti, per dire, qua c'ho un libro che ho mostrato tantissime volte, che appunto di Bakker, The Dinosaur Heresies, qua dentro ci sono fra le primissime illustrazioni di dromeosauri piumati, che siamo nell'85 come libro, quindi insomma... Abbiamo parlato anche all'inizio dei poposauroidi, sì, venivano già visti al tempo, almeno da Bakker, come animali abbastanza diversi dall'immaginario comune, insomma. Segue sempre un passo avanti a tutti. Ok, e a proposito di dinosauri, vieni, ci facciamo motivo, ti ospitiamo in live, chiacchieriamo. Esatto. Molto grande fan dell'essere. Quindi, io direi di partire con i grandi carnosauri a questo punto. Esatto, ci colleghiamo. È la quarta puntata della prima stagione, come ho detto prima, è la prima puntata che ho visto di Palworld a cui sono affezionatissimo e dove ho scoperto un sacco di scienziati come Bonaparte e Carri. Grandissimo, Bonaparte anche lui purtroppo scomparso, cavoli. Bonaparte ha fatto la storia, la storia per quanto riguarda i dinosauri. Dicevo che poi grazie a questa puntata, come accennavo all'inizio, ho scoperto un sacco di paleoartistica, ma appunto le tavole di Hallett e soprattutto le tavole di Anderson. Cioè io da piccolo vedevo questo programma, questa puntata, io ero, essendo più giovane di Mattia e Luca, io ero abituato a documentari come Prehistoric Park o Working with Dinosaur, che erano tutti animati, era molto presente, diciamo, il dinosauro come figura, come un vero animale, non come una figura astratta, quasi come c'erano questi programmi qui. E io comunque, vedendo questo episodio di Palworld, mi piaceva da morire per le tavole, perché io lo vedevo questi stiracosauri, questi albertosauri, tutti disegnati benissimo, rimanevo così, perché c'è, cioè, una roba fantastica, sì, anche per un bambino. Quindi dai, sì, direi di proseguire con questo episodio. Pronti allora, carnosauri. Aiuto. Per milioni di anni. Si sente abbastanza? Non superarono le dimensioni, sì, di una tigre. Ok. Poi fu la volta di una nuova, più astuta strategia di sopravvivenza. I dinosauri cominciarono a crescere, alcuni diventando grandi come palazzi. E noi, come palazzi, Godzilla, sarebbero diventati famosi con il nome di grandi carnosauri. Chiedo duro che scrive: eccomi, ci sono, che mi sono perso. Ti sei perso un po' di pterosauri? Un po' di disagio. Un po' di disagio, un po' di teorie, un po' di teorie antiche, niente. Non so che palazzi vedessero loro quelli di Palworld, cioè, c'era il troppo dei più grandi, che era alto 4 metri. Vabbè, scusate, io sto cantando, sta musica mi carica bestia. C'è la coreografia proprio della sigla di Palworld. Già qui, questo è il mio paradiso, sto posto qua. Le Badlands dell'Alberta, in Canada, sono un territorio desertico vasto migliaia di chilometri quadrati. E tuttavia, questo luogo aspro e desolato è una miniera d'oro per i paleontologi. Il territorio io ho scoperto è dissimato che i fossili vanno inglobati nel gesso degli animali più terribili che siano mai esistiti.
Guardate i denti. Più denti vogliamo. Purtroppo sono stati trovati più volume, non si può fare granché, mi sa, perché qua roba che tipo è estratta da cassette, comunque da DVD scrausi, purtroppo il volume di base è bassino. E qua non so, non penso si possa fare granché. Adesso io provo a vedere. Il volume di Google ce l'hai al massimo nel mixer del PC? Qua chiedi già troppo. In che senso? Il volume normale del computer? No, se clicchi sull'icona dell'altoparlante, sì? Ti esce ti dovrebbe uscire la speakers. Barra del volume e poi sopra il informatico per la cronaca. Qui c'è apri mixer. Come? Mm-hmm. Come Michele? Lo dico, sei il nostro informatico. Ok, provo a alzare un pochino qua Google Chrome. Insomma, di informatica non ne capisco niente, però... Era per dire, dai. No, è il nostro tecnico audio. Magari un po' meglio. Allora, vediamo se sente un po'. Più di 500 scheletri di dinosauri. Meglio? 75 milioni di anni fa, questa era una pianura costiera, vicina al mare e lussureggiante di vegetazione. Questo è il paradiso terrestre. Tanto se ascoltate per queste sono le musiche che ho messo nell'era dei dinosauri, incominciata 245 milioni di anni fa, Henderson. I predatori non erano più grandi degli odierni animali terrestri. Le forze che alla fine ne avrebbero causato l'evoluzione non erano ancora emerse. Versi di Mammut, perché sì. Erano uniti in è la stessa musica che ho messo qui, si dà proprio la stessa identica. Bellissime queste colonne sonore. Era caldo e secco. Tra l'altro in questa puntata, vedete, sono anche più animatronics. Poi, 200 milioni di anni fa, Pangea si divise. Pangea. Anche qua, Pangea. Pangea. Le popolazioni di dinosauri vennero isolate e ciò diede origine ad una rivoluzione nel loro sviluppo. Altro non capivo da piccolo, io non capivo loro sviluppo, io capivo tipo che fosse un nome unico. Alcuni tipo loro dinosauri erbivori diventarono enormi. Non capivo. Madonna! Bello! Bello! Fantastico! Se notate, probabilmente questo... ...che li predavano dovettero a loro volta aumentare di dimensione. Dimmi? Fino a diventare... Questo è il... Se notate, quella tavola somiglia molto a quelle di Martin, o Martin, sì. Come si pronuncia in spagnolo, non so, che fa tavole molto simili, probabilmente ha preso ispirazione proprio da lui. Cioè, ovviamente poi le ha perfezionate nel tempo per renderle... Poi in chat ci chiedono, ci fanno una domanda sul tirannosauro, se era saprofago o no. Avremo modo di parlarne nel documentario che vedremo magari la prossima volta. Questa puntata non se ne parla appunto di... Però rispondendo molto velocemente, diciamo che probabilmente si nutriva di carcasse, ma nel stesso modo in cui lo faceva qualsiasi altro predatore, nel senso che normalmente ammazzava gli animali, ma quando vedeva una carcassa non la disdegnava, molto semplicemente. Ma di suo, di base, non era... Allora, in questa puntata non vedremo di questa teoria assurda, anche se in Palworld sulla puntata del tirannosauro ne parlano abbondantemente, però se riusciamo, forse la prossima live vedremo se riusciamo a farlo, vedremo se ci riusciamo per appunto un documentario The Ultimate Guide T-Rex, e lì c'è proprio un pezzo dedicato a Horner che parla di questa teoria, quindi avremo modo di demolirla al momento. Invece, apro un'altra parentesi veloce, questa animatronics del tirannosauro che si vede ogni tanto, magari se lo mandi leggermente indietro di 5 secondi riusciamo anche a vederlo un pochino meglio. Vediamo, aspetta. Dovettero a loro volta aumentare di dimensione. Ecco, questo coso... Allora, dovete sapere che mia madre... Allora, io ho mia zia materna, una delle mie zie materne, anzi, l'unica che ho, vive in America, perché mio zio è americano. E c'è una vecchia foto di mia madre, che sono andata in America, dove sono andate tipo in un museo, in un parco, non lo so, dove c'erano degli animatori, dei dinosauri, e dato che era bene o male gli anni 90, quegli anni lì,
c'è una foto di mia madre con dietro questo animatronics qua. Fantastico. Io vedendo delle foto di famiglia, c'è una foto di mia madre con questo animatronics del tirannosauro. Fantastico. L'ho visto e ho detto, no, questo qua è il tirannosauro di padre. Quando l'ho visto sono tipo schizzato dalla sedia, ho detto, madonna mia. Aiuta. Bello però, figo. Va bene, dai, continuiamo. Più grandi. Altro, guardate questo. Perfezionarono il loro arsenale di armi. Mamma mia. Creature feroci. È quasi quadrupede questo tiro. Vere e proprie macchine. Allet. Allet. Dilofosauri di Allet, bellissimi. Che dilaniano un povero scutellosauro. Non parlarne di loro nella live del dietro le quinte. Pianeta dei dinosauri. Anche di questo. Uno dei grandi dinosauri carnivori. Sempre Allet. Questo è famosissimo. Sulle zampe posteriori. Questo è Paul. Teste grandi, invece. Denti come pugnali e arti superiori. Potete vedere perché sono magri come. Carnotaurus. Grande. Questi sono i dinosauri killer tanto amati dai bambini killer. E i protagonisti dei vecchi film di fantascienza. Dinosauri killer. La valle di Guangi ritorna. Le loro moderne ricostruzioni richiamano migliaia di visitatori nei parchi a terra. Ecco, ma si vede bene. Bei colori però che usava Paul. Alti come palazzi. Facevano tremare la terra quando cacciavano la preda. E una volta catturata la sbranavano con sempre le poderose mascelle. Ma poi se facevano tremare la terra scappavano via tutte le prede. Antisgamo proprio. I primi esemplari di carnosauri sono stati trovati nelle Badlands dell'Alberta. Tra di essi un albertosauro sepolto tra le rocce, morto da almeno 75 milioni di anni. Oh, questa paleoarte... È di Anderson. Questa è ancora valida oggi, cioè, perché è vista un po' da lontano, però questa qua è ancora utilizzabile adesso. Perfetto, così. Il prossimo video monografia su Albertosaurus. Cioè, ragazzi, guardate che spettacolo. E a differenza di altre opere sui teropodi, qua si vede la coda che è ben allineata, non ci sono curve strane, non è disarticolata, se vogliamo dire, come in altre opere. Dato che ricostruisce gli animali spesso molto da lontano, un po' come anche te fai Mattia ogni tanto, facendoli molto da lontano e con tutto l'ambiente dietro, bene o male, se tu fai l'animale sempre più piccolo, sempre un minimo più stilizzato, può anche essere accettabile anche dopo tot anni da quando fai il disegno. Esatto, c'è da dire che con pochi dettagli è difficile sbagliare certe cose, è un po' un discorso meno che non cambi proprio la struttura fisica dell'animale o l'aspetto anteriore, tipo Parasaurolophus. È anche uno molto esperto di paleobotanica, quindi lui tende a fare animali piccoli anche perché non sa una mazza di come si fanno, quindi fa meglio il resto, dice mi parlo con le piante, faccio prima. Ci sta però. Allora, bello, Mario, bello. Mario Placenti ci scrive, secondo voi è vero che il T-Rex era saproprio... Abbiamo già risposto prima, sì. Io sono tipo un nazi contro quella teoria che non avete detto. Per guide del T-Rex la stronco. Poi ne parleremo. Era un membro della famiglia dei carnosauri più evoluta e più spaventosa. Ecco, di un'altra cosa, stoppiamo due secondi. Dei tirannosauri. Allora, ai tempi, come accennavamo inizio live, Carnosauria, penso fosse questo, comunque il gruppo dei Carnosauri, era un po' come, sapete, no, il gruppo dei Tecodonti, questi gruppi qua dove ci buttavano dentro tutti i cosi. Cioè, abbiamo tutti i teropodi grandi, Carnosauri. E ci buttavano dentro Tirannosauri, gli effettivi Carnosauri, Abelisauri, tutti dentro, una cozzaglia di roba. E tra l'altro è fantastico come... Questa puntata era stata messa in un DVD assieme a The Ultimate Guide T-Rex, che si spera vedremo nelle prossime live. E lì c'era proprio un pezzo dove Carrie ti diceva che probabilmente il tirannosauro non era un carnosauro, ma un celurosauro. E quindi tu ti compravi un DVD dove c'era in un documentario Carrie che ti diceva che appunto il T-Rex non era un carnosauro, e poi c'era un altro documentario sempre nel DVD dove ti diceva invece che era un carnosauro. Fantastica questa roba, per tutte le puntate hanno scelto quella. Va bene. Stanno elogiando una tua paleoarte, mi sa, Mattia, nei commenti.
grazie mille. Lì ho inserito un po' di specie di piante della Morrison Formation, perché abbiamo un po' di specie di piante descritte. Qualche pianta è stata, diciamo, sappiamo che c'erano alcune piante grazie ai resti di pollini, perché comunque si studiano molto anche quelli. Sappiate che i pollini sono praticamente uno dei mezzi più importanti che abbiamo per conoscere e per datare delle rocce, e quindi datare anche altri resti fossili di quegli strati, e poi per conoscere anche la flora di un posto. Alcune delle piante che ho inserite, se non mi sbaglio, sono un paio, o una o due, semplicemente si può dedurre che ci fossero grazie ai pollini. E questa è una piccola pillola che non molti sanno sui pollini, sono importantissimi. Va bene. Tanto è sempre fantastico come riusciamo a passare da un argomento all'altro in 5 secondi. Siamo partiti a parlare di carnosauri, siamo finiti a parlare di paleoarti. Palinologia fossile. Esatto. Va bene, andiamo avanti. Il suo cugino è forse il dinosauro più famoso di tutti, il Tyrannosaurus Rex. Eccolo lì. Che scena fantastica. Ruggiti, demoniaci. Ton, 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 ton. Fantastico. Qui, nel Dinosaur Provincial Park, Phil Curry e la sua squadra del museo canadese Royal Tyrrell hanno appena portato alla luce i resti di un albertosauro. Abbiamo iniziato a scavare da soli 3 giorni, ma le ossa trovate sono già sufficienti per identificare il tipo di dinosauro. Se guardiamo questa costola, ad esempio, possiamo vederne l'estremità. Davanti ad essa ci sono un'infinità di ossa molto sottili, che ricoprono la zona del ventre dei tirannosauri. Tanto anche dalla loro forma e dimensione possiamo capire che si tratta di un tirannosauro. Sempre sembra una mummia umana. Sempre uguale. Questa è sicuramente una vertebra della zona del dorso. Queste invece sono vertebre del collo. Un'ulteriore conferma che si tratta di un tipo di tirannosauro. A questo punto pensiamo che sia un albertosauro non ancora adulto. Curry e la sua squadra stanno coprendo l'albertosauro con un calco di gesso in modo tale da poterlo trasportare senza rischi in laboratorio per esaminarlo. Come tutti i carnosauri, l'albertosauro usava la testa massiccia come faceva a trasportare i fossili? La sua mascella e i suoi denti erano di dimensioni maggiori rispetto a quelli dei predatori vissuti prima. Anche qua scorci di Henderson avrebbero reso il suo cranio troppo pesante, ma la natura è davvero geniale. All'interno del cranio si formarono delle cavità e le ossa divennero vuote, mentre i punti di maggior sollecitazione vennero rinforzati. La natura è davvero geniale. L'albertosauro era grande come un furgone e pesava 2,5 tonnellate. Era di forma slanciata, con il muso appuntito e i denti serrati. Guardate che belle queste zampette. Ma poi anche da qui si potrebbe dedurre, dal documentario si potrebbe dedurre che... le strutture che permettevano appunto praticamente il passaggio di aria anche a stretto contatto con le ossa o all'interno delle ossa, diciamo l'evoluzione di queste strutture si è avvenuta dopo, quando i dinosauri erano diventati già molto grandi, però non era così, non è così, è qualcosa che probabilmente si è evoluto molto prima. I sauropodi le avevano queste strutture qui, così come oggi ce le hanno gli uccelli. Ce l'avevano anche già i teropodi piccoli, cioè, essenzialmente sì. Tutti ce l'avevano. Quindi. È un tratto comune evidentemente di tutti quanti, non soltanto dei carnosauri. probabilmente saurischi, poi bisogna vedere adesso con le classificazioni. Sì, adesso, però non so se si sia rievoluto come tratto, ma... Beh, si è evoluto indipendentemente negli pterosauri la questione delle dei sacchieri. Di carnosauri, volevo dire, che poi tra l'altro adesso che mi sa che cioè, come gruppo comunque c'è poca roba dentro, temo, carnosauria come cosa. Ma hanno provato a resuscitare in un paper, se non ricordo male, carnosauria. Cioè, mi sa che comunque vabbè. Mi sa che dentro c'è tipo allosauri, robe così, carcarodontosauri, credo. Sì, gli allosauroidi. Che tristezza. C'è da passare dal gruppo che c'è tutto quanto a quattro. Oggi si tende a parlare invece di cerurosauri, allosauroidi,
megalosauroidi, tra cui dentro ci sono anche gli spinosauridi e ceratosauri. Questi sono i principali gruppi, i principali cladi di teropodi, gran parte del Mesozoico. I paleontologi hanno sempre creduto che i carnosauri fossero creature lente che si muovevano pesantemente, simili a enormi coccodrilli. Ma scioccato. Alcuni dicono che fossero di peggio, però, dai. Per cacciare e vivessero cibandosi. Ho visto di peggio. Ma Curry, basandosi sulle orme di predatori più piccoli che avevano zampe dalla struttura simile, ritiene che i carnosauri fossero invece agili e veloci. Per esempio, un Ornithomimus. Uno dei dinosauri più l'Ornithomimus che camminava a piccoli passi. Ornithomimus. Ma io sono stato l'ho sentito persino in italiano, proprio la versione italiana, cioè Ornithomimo. Sono riuscito a sentirlo. Mi sorprendono i giorni più. Sono riuscito a sentirlo Ornithomimo e Diplodoco anche. Almeno in Prehistoric Park ci azzeccavano, dicevano Ornithomimus, non Ornithomimus. Infatti da piccolo mi veniva tipo il... Mi veniva male anche dall'epoca, Ornithomimus. Male esistenziale proprio, eh sì. Quanto ti viene tipo il mini infarto quando dicono, quando sbagliano i nomi. Comunque. Correva, la lunghezza dei passi aumentava di molto. Tra l'altro ci saranno 40 gradi di carico. Misurando la distanza tra due impronte della zampa sinistra o della zampa destra e la lunghezza della zampa stessa, possiamo calcolare la velocità della loro corsa. Dagli studi fatti su antiche orme trovate nel fango, Curry ha calcolato che il dinosauro che le aveva lasciate era alto quasi 2 metri e stava correndo a 24 km orari. E in assenza di fango la sua velocità poteva essere ben superiore. L'Albertosauro e gli altri carnosauri probabilmente non erano altrettanto veloci, sebbene la maggior parte... Guardate quei piedi pubici sporgenti, non dico cosa assomigliano perché è abbastanza evidente. Le dimensioni erano sufficienti a farne creature terrificanti, ma era il loro arsenale di armi assassine, incluse le mascelle e i colli impressionanti. E i colli impressionanti! Abbiamo visto anche un mammifero sfigato vicino. Fossero giganteschi. In realtà fu solamente dopo la fine del Cretaceo, 65 milioni di anni fa, che incominciarono a diffondersi i giganti. La loro ascesa al predominio iniziò 200 milioni di anni fa, quando il supercontinente Pangea si divise in due parti. Le catene montuose in formazione e i fiumi creatisi nell'entroterra isolarono i dinosauri in gruppi... Questo non lo so. Può essere, questo è Anderson sicuro. Geografico è l'evento primario. E questa forse c'è anche nel libro. C'è nel libro che ho io, forse. Anche io ho un libro con questo. Sì. Non che non ho finito di sfogliarlo, ma sto gustando una tavola dopo l'altra. Cercando di adeguarsi al nuovo ambiente, sviluppando una varietà di strategie di sopravvivenza. Tra gli erbivori, l'anchilosauro sviluppò una robusta corazza e una coda simile a una mazza. Ho fatto pure rima, ha fatto. Nei triceratopi, la corazza è una coda simile alla mazza. Rispondere alla domanda, sì, ma in realtà non è una sporgenza della cloaca quella del piede pubico, è l'osso del pube proprio, l'osso del pube. Comunque sì, la risposta è sempre sì, venivano ricostruiti molto magri e quindi con le ossa ben evidenti, soprattutto in certi punti, tra cui ad esempio la zona del bacino, dove sì, però non è la cloaca stava dietro. Tra l'altro io appunto in quel libro che mi regalò mio zio, che c'ho qua, che non vi rimostro perché è talmente grosso che ci impiego mezz'ora solo a tirarlo fuori, comunque in quel libro lì ci sta la tavola dell'anchilosauro che avete appena visto. Sento un rimbombo di nuovo. Però è già passato, ogni tanto c'è sto rimbombo e poi sparisce, vabbè. Comunque dicevo che comunque, ripeto, forse è colpa mia. L'anchilosauro c'è in quel libro lì, che è strabella, cioè io non l'ho visto. Cioè da piccolino andavo... Cioè io da piccolino vedevo questo coso 3 volte al giorno, poi andavo da mio zio e c'era il libro con queste illustrazioni. Cioè io ero tipo, che bella la vita! Proseguiamo con è semplicemente molto più grande, tanto quanto 5 elefanti. Belle queste illustrazioni. Mai esistito sulla Terra. Sismosauro. Nel gioco della sopravvivenza, le dimensioni si dimostrarono una strategia vincente. Quando la grandezza da sola non fu sufficiente, alcuni erbivori scoprirono l'importanza del gruppo. Il cerchio dei triceratopi. Si riunirono in branchi per essere meme. Divertiti.
poco accurato. I dinosauri carnivori, per stare al passo con le prede, aumentarono a loro volta di dimensioni, ma la mole non bastava. Che bello. Per mantenere il loro vantaggio, dovevano essere più rapidi e veloci. Se non lo fossero stati, sarebbero morti. Sarebbero morti. Guardate come sono magri, fanno impressione. Le trasformazioni radicali solitamente si verificano nei carnivori e non negli erbivori, e questo per molte ragioni. Ma in generale diciamo che c'è un legame tra i carnivori e gli erbivori. Gli erbivori cercano di aumentare le loro dimensioni e sviluppano mezzi più efficaci per difendersi meglio dai carnivori. Ma questi ultimi devono continuare a mantenere un vantaggio nella lotta. Devono sempre essere un po' più intelligenti e un po' più veloci, altrimenti non mangiano. Corsa agli armamenti. Le strategie di base dei carnosauri e delle loro prede erbivore erano le stesse. Tirannosauro battuto da un anchilosauro così piccolo. Che soffre proprio, ruggisce mentre soffre. Sarà grande così, però... Tuttavia, l'isolamento geografico aveva in serbo alcuni cambiamenti fisici interessanti. Un luogo dove si possono studiare questi cambiamenti è l'Argentina. Adesso vedete chi arriva. Qui si stanno scoprendo nuovi insoliti carnosauri. Chissà chi è. Signor Bonaparte. In passato, i fossili di dinosauri furono trovati per la maggior parte nell'emisfero nord. Fu così possibile tracciare il percorso evolutivo delle diverse specie. Eccolo lì. Grande. Quando venivano scoperti nuovi dinosauri nell'odierno Sud America, essi presentavano caratteristiche mai viste. Grande Carnotaurus. Eccolo. Il Museo Nazionale di Scienze Naturali di Buenos Aires è stato soprannominato il signore del Mesozoico. Grande Bonaparte. Per 30 anni dall'alto dei cieli i dinosauri vissuti in Argentina. E nel 1985 ha scoperto un dinosauro carnivoro del peso di una tonnellata, il Carnotauro. Il Carnotauro. Vibes dall'ultimo Paleo Profile. La scoperta fu una sorpresa per i paleontologi. Il Carnotauro comparve subito dopo la divisione. Anche questa c'è nel libro che ho io. Il cranio era molto alto. Più che ci sono allosauri, teoricamente. E molto resistente. Sono tavoli di allosauri. La caratteristica più insolita erano le due grandi corna che sporgevano sopra gli occhi. I carnosauri avevano solitamente corna molto piccole o addirittura ne erano sprovvisti. Questo teschio, come si diceva, è molto insolito per un dinosauro carnivoro perché è dotato di grosse corna. Si può sentire l'accento. Sappiamo che le corna lo aiutavano a uccidere le prede, perché le sue zampe anteriori sono molto ridotte. Ma che bello sto cranio. Altre tavole di allosauri, si vede che avevano strutturata per ancorare il collo e i muscoli mascellari poderosi. Ma è Allosaurus anche questo? Lo spammano spesso. Sì. Sul pianeta squartava la preda con gli artigli del Non c'era molta paleoarte di Carnotaurus al tempo. Svilupparono teste enormi e mascelle così potenti da penetrare ossa e corazze. Un po' concertato anche questo tirannosauro tipo. La bocca di molti carnosauri aveva un'articolazione che permetteva di avere un'apertura Oh, questo è un cranio di Allosaurus di tutto rispetto. Però vabbè, questo perché ti stai dicendo l'articolazione dei carnosauri in generale. Sì, no, ma dico, è molto accurato per l'epoca. Sono sorpreso, in maniera positiva. Cioè, di solito veniva ricostruito un po' alla Walking with Dinosaurs in quel periodo, col cranio corto. Bello, cavoli. Bello. Mascellare molto ampia. L'articolazione del Carnotauro gli permetteva addirittura di allargare la bocca lateralmente. La bocca così particolarmente orrenda visione. Ho fatto una lotta fino a 50 kg. Dolore. Che porca miseria. Questa articolazione permetteva all'animale di allargare molto la bocca e ciò che lo aiutava a deglutire grandi pezzi di carne. Infatti il dinosauro era in grado di allargare la mascella inferiore in questo punto, cioè dove avviene la deglutizione.
Il Carnotauro stupì gli scienziati perché la mandibola di prima era grande solo la metà di quella di un Tyrannosaurus Rex. Rimettiamo il Carnotauro di prima, bisogna vederlo meglio. Bisogna rimettere quella roba. Perché, allora, vi dico, questo qua ancora, questo che stiamo vedendo adesso, per l'epoca almeno, è abbastanza accettabile. La roba di prima era un drago. Vabbè. Già, bravi. Comunque all'epoca, per via della pubblicazione... Per via della pubblicazione di Bonaparte già mettevano gli ostedermi su Carnotaurus. Sì. Guardiamo, ma in realtà gli ostedermi, credo che il meme degli ostedermi sia stato diffuso da una malinterpretazione del suo articolo. Perfetto. Perché nel suo articolo non c'è mai scritta questa cosa e nemmeno nella descrizione dopo, se non mi ricordo male, di Zerkas, non so come si pronunci, dove lui cercava di fare una statua di Carnotaurus e diceva: ma abbiamo trovato anche la pelle, ci sono le squame e anche dei bitorzoli un po' più grandi, eccetera eccetera, ma non mi pare che dicesse osteodermi. Eppure no, non ha mai parlato nessuno di osteodermi, almeno da quello che so, non ha parlato nessuno di osteodermi. È uno dei autori del libro che ho io lì, il Dinosaur, sì. Sì, esatto. Scritto da lui e dal fratello della sua. Sono due. Sì, erano due fratelli, sì. Lui è morto, però. Fede dice che quelle immagini sono potenziali sticker. Ma questo, penso, mamma mia, ragazzi. Penso finirà su Telegram in meno di 0, poi per carità. Allora, c'è un serpente che hanno aggiunto due corna e hanno spezzato la bocca. Esatto, no, c'è da dire appunto che la mandibola è un po' così, è deformata per far vedere l'elasticità del cranio, quello ovviamente è esagerato in questo caso, però il resto, anche prima, quando aveva anche così, c'è qualcosa che non va, comunque c'è qualcosa di preoccupante. Per Allosaurus, io ricordo da piccolino di leggerlo spesso questa cosa qua, della bocca che si poteva allargare un po' come fanno i serpenti. Io ricordo di Carnotaurus, poi non so anche se in Allosaurus c'era questa cosa. L'ho sentito da piccolino. Mi ricordo da piccolino, leggevo qualche libro e c'erano scritte queste cose. Ah, ok. Io da piccolo lo leggevo per Carnotaurus e l'ho sentito anche per Tyrannosaurus addirittura. No, in Tyrannosaurus almeno, sicuramente oggi non, di sicuro non è più sopportata quando questa cosa perché era tutto compatto il cranio. Dove l'ho sentito anche in quella porcata di Clash of Dinosaurs. No, in Tyrannosaurus sicuramente no, perché erano dei crani, quelli dei tiranosauridi, soprattutto quelli grandi, che dovevano resistere a dei forti stress meccanici, non potevano assolutamente permettersi di avere le parti mobili. Infatti, dov'è che l'hanno detto in uno dei peggiori documentari mai fatti? Esatto, ma quelli non ci provavano neanche. Vorrei ricordare che in Jurassic Fight Club ti dicono il dente del T-Rex era seghettato, allora aveva il morso batterico come i draghi di Komodo, che poi non è vero che c'era il batterico, ma i draghi di Komodo. Va bene. Ok, campione. Io poi Jurassic Fight Club ce lo facciamo, ci guardiamo una puntata. E poi il varano alla fine hanno scoperto che semplicemente ha un che ha un veleno anticoagulante, quindi praticamente ferisce l'animale che va nelle pozze e si sporca e la ferita, dato che non si rimargina, si infetta e alla fine poi si ammala. Sì, esatto. Cioè, si confonde un po' la causa con l'effetto. Quella puntata di Jurassic Fight Club era allucinante perché si chiamava tipo il cacciatore di T-Rex e c'era tipo il nano tiranno che mangiava dei cuccioli di T-Rex, ma il nano tiranno è un T-Rex teoricamente, quindi ma aspetta, anche un documentario della National Geographic ha fatto, tra l'altro con le animazioni molto belle, modelli bellissimi accurati per il tempo. C'era proprio un documentario sul nano Tyrannus e sul T-Rex. Non mi ricordo come andava a finire, se poi alla fine si sbilanciavano dicendo che esisteva o non esisteva il genere nano Tyrannus. Non ricordo, questo no. Però ricordo c'era questo bel documentario. Se lo ritroviamo, magari lo guardiamo. Lo guardiamo, magari, anche quello. Non l'ho mai visto. Comunque, proseguiamo. Un Tyrannosaurus Rex delle stesse dimensioni e aveva i denti molto più sottili. Inoltre, il Carnotauro era molto più piccolo rispetto ai giganti che si sarebbero sviluppati più tardi. No, era una frase decontestualizzata, no. Te manda indietro due secondi. Il Tyrannosaurus lo sa molto. Diceva un'altra cosa, la mandibola era grande solo la metà di quella di un Tyrannosaurus Rex delle stesse dimensioni e aveva i denti molto più sottili.
Inoltre, il Carnotauro era molto più piccolo rispetto ai giganti che si sarebbero sviluppati più tardi, come l'Allosauro, lo Spinosauro. Eccolo. E il Tyrannosaurus Rex. Cioè, noi siamo riusciti a citare sta frase. Lo Spinosauro. Poi, bellissima questa rappresentazione di Tyrannosaurus. Ma guarda. L'Allosauro. Il Tyrannosaurus. Quell'Allosauro è precedente. No, diceva che era diverso da XYZ, cioè da questi animali qua. Che si originava. Che non era imparentato con questi. Ha detto carnosauri successivi. Ah sì? Sì, anche... sì. Oh madonna. In realtà è tipo l'ultimo comparso praticamente, però vabbè. No, in realtà vabbè. Tyrannosaurus è leggermente più recente, però vabbè. Ma poi la coincidenza enorme, il fatto che allora il testo di Carnotaurus lo ha scritto per la maggior parte Luca, ed è fantastico dove a un certo punto anche noi diciamo, elenchiamo questi teropodi per dire che era diverso da questi qua, e li diciamo esattamente nello stesso ordine. Fantastico. Vi assicuro che non l'ho fatto apposta, è un caso, cioè, magari è una reminiscenza perché questo documentario l'ho già visto, però... Vabbè. Come l'Allosauro, lo Spinosauro, il famoso Allosauro del tardo Cretaceo. Malgrado questo, il Carnotauro è il signori predatore mai ritrovato in Sud America ed è stato sicuramente l'animale dominante. Anche qui di nuovo, perché abbiamo Ivan? Poco robusta, poteva uccidere e divorare qualsiasi e non aveva nemici. Bellissimo. E poi parte. Guardatelo, vai. La struttura corporea dei carnosauri che si svilupparono successivamente funzionò trasformando i successori in perfette macchine per uccidere. Sì, sì, lui sgambetta proprio, è bellissimo. Man mano che i paleontologi si spostano verso sud alla ricerca di fossili, scoprono carnosauri totalmente diversi da quelli ritrovati in precedenza. No, Jurassic Park proprio si deve levare quando vedono queste cose qua. CGI da quattro soldi. Il gigante fu trovato qui, a soli 650 km dal polo sud. Tra l'altro la fatica che hanno fatto per trovare sto fossile qua. Nel 1991, un geologo che stava lavorando in questa zona scoprì un frammento di osso. Lo segnalò così ai paleontologi, che iniziarono subito le ricerche. Che possiamo vedere Attenborough? Scavi, la temperatura restò sempre sotto 25 gradi sotto zero. No. Gli scienziati rimossero più di 2 quintali di rocce per riportare infine alla luce una nuova meravigliosa scoperta. Immaginatevi di andare in Antartide. Il Criolophosaurus, cioè... il dinosauro dalla cresta ghiacciata, era un carnivoro lungo più di 7,5 metri. È stato il primo dinosauro scoperto nel territorio antartico e con i suoi 190 bei colori anni, però è anche uno dei più antichi carnosauri mai ritrovati. Cioè, persino Criolophosaurus entrava nei carnosauri. Ho chiamato il paleontologo William Hammer dell'Augustana College nell'Illinois. Ecco, questo è l'occhio. Questa è la parte superiore della testa. E queste sono le sporgenze lunghe e strette che crescono sulla sommità del capo. Partono dall'altezza del naso e proseguono all'indietro sopra l'occhio. Poi le sporgenze emergono al centro e formano una grande cresta che è la parte peculiare del teschio. Cranio. Vabbè. Probabilmente la cresta veniva usata durante il corteggiamento. Anche altri carnosauri avevano una sorta di cresta che usavano un pettine, ma quella del Criolophosaurus era troppo grande e fragile per combattere. Anche la colorazione ricorda tanto delle lucertole. Scavi, Hammer fece una grande scoperta. Trovò non uno, ma 2 dinosauri. I giocattoli si ispirano spesso. Quando morì, infatti, il Criolophosaurus stava divorando un grosso dinosauro erbivoro chiamato Prosauropode. No, questo è quasi decente. Chiamato Prosauropode, perché c'è un genere chiamato Prosauropode. Pare che questo animale ne stesse mangiando un altro quando morì e potrebbe essere stato soffocato dalle costole di un erbivoro. Infatti, queste che hai in bocca sono 2 costole di Prosauropode. Faccia del soffocamento proprio quella. Cominciano qui, dietro al teschio, scendono nella bocca dietro alle mani. Faccio facce stranissime. Questa è la parte posteriore del teschio dove inizia la colonna vertebrale. Si vedono chiaramente le 2 costole proseguire giù per la bocca. Non capivo, la mandibola è rotta in questo punto. Cranio, ma se avessimo la parte restante del teschio... In realtà ancora adesso, non è che si capisca molto.
Sì, è Glacialisaurus, il prosauropode. La scienza è ora in grado di seguire l'evoluzione del Carnosauro fino a risalire all'era giurassica, quasi 200 milioni di anni fa. L'accorciamento degli arti superiori, la testa enorme e le mascelle come trappole d'acciaio andarono via via perfezionandosi per 135 milioni di anni, fino a quando l'evoluzione diede vita a un animale. Ma neanche i modelli di Vogue sono così magri. Ruggiti di cinghiali impazziti. Versi di animali in preda a convulsione. Esatto, Alba del Re Leone. Del Cretaceo, i grandi carnosauri come il Tyrannosaurus Rex finirono di evolversi, sterminarono tutti gli altri predatori. Restarono così i soli grandi carnivori. Finirono di evolversi poi. Questo proprio l'evoluzione subì un'accelerazione. Come se l'evoluzione avesse una fine. Ma verso la fine, durante il Cretaceo, assistiamo a un'accelerazione nella diversificazione, con cambiamenti sempre maggiori. Quindi sembra che all'inizio sembra Jim Carrey quasi. Si sono evoluti molto lentamente. Verso la fine della loro presenza sulla Terra, nel periodo dei grandi carnivori, si diversificavano e cambiavano non è un molto caso. Più rapidamente. Che belle ste tavole. Che bello. Sia che cacciassero da soli o in gruppo, i carnosauri erano micidiali. Micidiali. Balzavano sulla preda a una velocità impressionante. Strappavano un grosso pezzo di carne il colore e poi del tirannosauro. Per aspettare che la preda molto bello. Sanguata. Splendido. Avevano sviluppato una tecnica molto efficace e senza. Maestro dei colori, Anderson, è veramente. Probabile bellissimo. Che i carnosauri cacciassero durante il tramonto, al crepuscolo. Infatti, il mio padre artista preferito per un motivo. Mangiavano una sola volta alla settimana, o addirittura ogni due settimane. Sono degli questo lo si evince dai fossili proprio, che mangiavano una volta alla settimana. O addirittura c'è scritto. Due settimane. Sì, era il foglio illustrativo, proprio c'è scritto tutte le indicazioni su quante volte non mangiare. Non solo una volta a settimana, addirittura due. Sicuramente hanno dedotto questa cosa molto sicuramente perché associandoli molto ai rettili, che al giorno d'oggi hanno un metabolismo molto basso e diciamo possono permettersi di mangiare una volta ogni morte di papa, associandoli molto ai rettili odierni, come lucertole oppure anche altri arcosauri come i coccodrilli oggi, allora hanno ipotizzato che il tirannosauro mangiasse una volta a settimana, però una roba che poi è questa affermazione è anacronistica anche con rispetto alle tavole che si vedono. Queste sono tavole fatte da persone che erano nel pieno della polmania. Quindi di costruire i dinosauri super attivi dal punto di vista metabolico, scattanti, agili, eccetera. Quindi, vedere queste immagini e sentire il narratore che dice che mangiano una volta alla settimana, ragazzi. Addirittura due settimane. O forse due, esatto, è paradossale. Poi, per carità, probabilmente in periodo di carestia, forse poteva anche succedere una cosa del genere, ma di norma è un po' come dire che, non so, gli uccelli di oggi mangiano una volta alla settimana, anche no. Quindi, vabbè, però andiamo avanti. Però potevano ingurgitare fino a 500 kg di carne. La faccia di questo coso è bellissima. Nel Nord America, l'Albertosauro e il Tirannosauro seguirono due percorsi evolutivi diversi. Il Tirannosauro divenne più grande e forte. L'Albertosauro rimase di dimensioni ridotte, ma era molto più veloce del Tyrannosaurus Rex. Con l'evoluzione, i carnosauri svilupparono zampe lunghe e mascelle voraci, mentre gli arti superiori divennero sempre più corti, avvicinandosi alle dimensioni delle braccia umane. Dai. Il motivo per cui hanno sviluppato zampe anteriori corte è che dovevano bilanciare il peso del corpo. Oh, è montato bene sto scheletro. Di dimensioni, i grandi dinosauri carnivori si sono ritrovati a rischiare di cadere in avanti a causa del troppo peso. Quando Carrie parla ti mostra questo. L'ha fatto molto bene, bello. Ma le zampe anteriori, pur essendo corte, erano comunque molto potenti. E si può pensare che potessero afferrare la preda tenendola ferma mentre le mascelle entravano in azione. Mi accontento di Dilophosaurus. Che in realtà sarebbe Sinosaurus, ma... Il nuovo nostro idolo. Sappiamo quale fosse la struttura. Guarda, è camminata.
Una sfilata. E poi Ivan ci ha fatto una bellissima ricostruzione animale. Che sta parlando di tegumenti, qua ci stanno perdendo metà del discorso. Ah sì, è vero che qua inizia a parlare della pelle del... Vedi Mattia lì, per l'animazione di Ivan. Sì, che Ivan ha fatto una bellissima animazione per il nostro video su Carnotaurus, dove, vabbè, si vede sia l'animazione della corsa e poi abbiamo fatto, diciamo, ha fatto... L'azione del caudo femorale. Ci siamo sentiti in chiamata, abbiamo fatto un po' un casino per riuscire a rendere l'idea del caudo femorale, di come fa a lavorare. Però alla fine... Ho dovuto mettere fine, le in fase di montaggio, ci ho messo 2 ore, con lui che mi diceva mettili un po' più avanti, un po' più a destra, un po' più a sinistra, un pochino più vicino al caudo femorale, metti mentre segue. E io molto vicino all'aldabro, a livello, stavo diventando lentamente aldabro. Esatto, lì la trasformazione in aldabro era quasi completata. Va bene. Alcuni pensano che avessero una pelle simile a quella delle lucertole. Altri ipotizzano che fossero simili agli uccelli e avessero anche le piume. E perché c'è un gastone? José Bonaparte ha trovato la prima prova così diretta, l'impronta della pelle di un carnosauro. Che detta così sembra che quello sia un carnosauro. Ma... Questo è interessante, perché alcuni paleontologi ritengono che i dinosauri carnivori avessero le piume. Ma noi non abbiamo trovato la minima indicazione di piume in questa impronta della pelle. E comunque questa cosa qua è quasi meno sgranata di quella del paper. Questa è una cosa abbastanza agghiacciante. Questa è una delle migliori immagini che potrete mai vedere della pelle di Carnotaurus. Davvero, È pazzesco, cioè, hanno fatto delle foto terribili e non le hanno mai più ristudiate. L'unico esemplare che abbiamo non l'hanno mai più ridescritto. Hanno solo analizzato il cranio, mi pare, di recente. Sarà a marcire in qualche archivio. Ragazzi, veramente, quella pelle è stata snobbata completamente, è una cosa importantissima. Eppure, e poi si dice che durante lo scavo ce ne fosse tipo attorno al cranio, e quando hanno tolto la matrice si è spostata. Quella ormai, anche se c'era, ciao. Ormai non c'è più. Già quando l'hanno scavato, è proprio una sfiga allucinante con questa pelle di Carnotauro. È facile ricostruire la forma della testa di un dinosauro. La testa è fatta principalmente di pelle e ossa, quindi la forma si avvicina molto a quella del cranio. Ci sarebbero anche i muscoli, invece, però è più difficile. Lo per Paul no. Anche questo, guardate che massima solo forma e modo. Ammazzo. Un'altra domanda riguarda il colore. I piccoli predatori probabilmente avevano la pelle a macchie e strisce così da potersi mimetizzare. Cioè. Ma per un predatore alto, guarda questo. Mimetizzarsi era inutile. Si ipotizza perciò che i dinosauri più tutti grandi strafatti fossero di colore verde scuro o grigi. Verde scuro o grigi. Basandoci sulla forma del cranio, scopriamo che il cammino evolutivo aveva fornito a questi esseri un'ulteriore arma caratteristica di tutti gli animali che cacciano in branco. Eccala. Credo che ci voglia un grado di intelligenza piuttosto alto per lavorare coordinatamente in gruppo. E non sorprende che la maggior parte degli animali oggi ritenuti più intelligenti vivano in branco. Per questo non stupisce che fra i dinosauri, quelli che riteniamo vivessero in gruppo siano quelli con il cervello più grande. Unica pappardella che mi proponete da 16 anni. Gli occhi degli ultimi carnosauri erano posizionati sulla parte anteriore della testa. Ma che faccia stiamo? Questo deve essere uno sticker per... Questo è un aldabro potentissimo, un incubo. C'ha degli occhi. Un occhio ben sviluppato e quindi utile per orientarsi. Ai tempi dell'estinzione dei dinosauri, della caccia in branco comunque abbiamo spatata abbastanza. I grandi carnosauri si stavano quindi evolvendo molto rapidamente. Esatto, ne avevamo parlato anche in un Science News. I predatori bipedi con testa grande e denti aguzzi cominciarono a svilupparsi presto nell'era dei dinosauri, arrivando a diventare gli animali più terrificanti e micidiali mai vissuti sulla Terra. Belli questi. Per l'uomo è un bene che si siano estinti, altrimenti l'evoluzione dei mammiferi non avrebbe mai avuto inizio. Questi sono i film invece da What If italiano. La curiosità però rimane.
e ci si chiede fino a che punto i carnosauri avrebbero potuto svilupparsi, quali nuovi micidiali stratagemmi evolutivi avrebbero potuto sviluppare e fino a che punto avrebbero dominato il nostro pianeta. In questo video di come sarebbe se i carnosauri... esatto. Potenzialmente è un titolo da motivo italiano. Lo Spinosaurus. Il Carnotaurus. Mamma mia. Io immagino tipo un video di What If italiano dove fanno vedere, non so, un Carnotaurus con le corna lunghe 5 km e mezzo. Ma immagino tipo immagino i carnosauri che sopravvivono, sterminano tutta la fauna mondiale, diventa, fanno tipo una dittatura. Avremmo potuto allevarli. Sarebbero potuti diventare acquatici. Acquatici. Il nostro di no. Senza... Attenzione però, perché la Belisauride acquatico è un'ipotesi, diciamo un'ipotesi, una speculazione realmente i bambini esistente. Avrebbero fatto una sola nazione. Esatto, esatto. La nazione. Majungasaurus anfibio. Ha fatto un post il dottor Cau. Sì. Che tra, l'altro io ho fatto la domanda riguardo nella live con Willy, insomma, me l'ha guardata, insomma, ha cercato, volevo sentire Cau dire ci credo ancora. Cau, se ci ascolti ti vogliamo tanto bene. Però in un post recente che ho fatto, mi sembra dopo la live, ha confermato che ha detto rispondiamo così. Ah, però in un post su Facebook ha detto che più o meno, diciamo, ancora la supporta, se non mi ricordo male. Vogliamo parlare un pochino di una cosa che è stata mostrata durante questa puntata, e cioè alcuni ceratopsidi, che stavano proteggendo i piccoli disponendosi in cerchio. Era più avanti, non quindi chissà dove, un po' più avanti, no, tipo inizio puntata. Era proprio indietro, no, era inizio puntata. Dietro avanti, indietro. Aiuto, decidetevi. No, verso l'inizio, sì, più o meno era verso l'inizio. Vabbè, era verso comunque l'inizio. È la classica immagine, non serve stare qui a riprenderla, la classica immagine degli adulti che proteggono i piccoli che stanno in quella rientranza, esatto. di vertebra di Carnotaurus con i piccoli di ceratopsidi vari, specialmente triceratops. Aspettate che ho il libro, la cerco, che stanno all'interno di un cerchio creato dagli adulti. Sì, anche quella è una cosa che una speculazione un po' spinta, non provata da fossili particolari, come anche il discorso della caccia in gruppo nei sì, che poi anche lì è abbastanza ammalocentrica come cosa, perché è un comportamento tipico dei bovini, cioè bisonti, bufali, quindi... Allora, sostanzialmente, questa cosa, adesso tra poco cerco l'immagine, che c'è un'immagine di Stefano Maugeri, che è un paleoartista italiano molto famoso e, secondo me, tra i migliori paleoartisti che siano mai esistiti. C'è una sua illustrazione dove praticamente, se non ricordo male, c'erano Daspletosaurus e non ricordo, c'era comunque un dinosauro, forse era Pentaceratops, non me lo ricordo. Ma può essere o Pentaceratops o Styracosaurus, mi sa che vivevano con lui. Sì, e si disponevano in cerchio. E ricordo che in un libro, adesso non so se è questo che ho qui, in un libro spiegavano come in realtà questa teoria sia stata presa guardando il comportamento del bue muschiato, che fa così, quindi questo comportamento lo assumono quando ci sono i lupi che cercano di acchiappare i più piccoli, insomma di acchiappare i cuccioli, loro si dispongono così, con le corna, per evitare che si avvicinino. Praticamente è stata ispirata questa cosa a partire da lì, dal bue muschiato, ma... Sì. Non solo dal bue muschiato, ma guarda, in generale, se tu guardi i bovidi, ma anche i bovini nello specifico, cioè anche i bufali e i bisonti fanno così, cioè si accercano in queste maniere, anche se in modo differente dal bue muschiato, ma si
siamo lì, da un nazi boss, insomma, deve un minimo. È una strategia comportamentale che si sarebbe voluta a un certo punto e poi l'hanno ereditata a vari gruppi, vari generi di bovini. Però, non so, essendo molto, cioè, essendo di mammiferi, siamo sempre lì, cioè, sono mammiferi, i surrettili, circa. È il solito discorso che dicevamo anche nella live del pianeta dei dinosauri, gli erbivori erano i mammiferi di oggi, bla bla bla, ovviamente cose che sono abbastanza riduttive, un po' riduttivo pensarle così, dinosauri. In caso, se dobbiamo mostrare il libro così così, lo facciamo a fine live, dopo che ci guardiamo. Allora, adesso infatti io passerei alla puntata sul Troodon. Sì, sì, è l'ultima puntata invece della seconda stagione, infatti già noterete delle differenze a livello stilistico, perché come accennavo inizio live, la seconda stagione, a differenza della prima, che è molto più ricca di paleoarte ed è munita di una colonna sonora un pochino più portante, la seconda è molto più parascientifica, ti mostra molto di più fossili, robe di questo genere. E la puntata in questione, tra l'altro, piccola cosa, non l'ho caricata sul mio canale perché non ce l'ho, cioè non ce l'ho più purtroppo. E la cosa che mi fa ridere è che nella versione che è arrivata da noi in Italia, stoppa. È partito, scusa, vai. Nella versione che abbiamo da noi in Italia, non so per quale ragione, hanno tagliato l'introduzione che c'è prima della sigla. Parte direttamente con la sigla. E la cosa che è ancora più brutta è che la versione che vedremo oggi della puntata purtroppo manca sia di sigla che di titoli di coda, quindi non vedrete me di nuovo ballare mentre ascolto. Tra l'altro bellissimo anche il titolo che l'utente in questione ha dato al file della puntata, perché si chiama Dinosauro Genius Troodon Formosus, i predatori della preistoria, dinosauri Doc Ita documentario. Bellissimo. Va bene. Capolavoro. Va bene, iniziamo? Sì, dai. Pronti allora? Qua il volume è buono. Questi dai. Strani affioramenti delimitano il sito di Lens Formation nel Wyoming occidentale, una delle zone più ricche di fossili di dinosauri al mondo. Questo non l'ho mai visto io. Per oltre un secolo, i ricercatori di fossili vi hanno trovato dei tesori come le ossa colossali dei dinosauri a becco d'anatra e del famoso Tyrannosaurus Rex. Bisogna sempre citarlo. Importante. Nel 1993, il paleontologo Craig Darsler dell'Università di New Orleans iniziò a esplorare una zona di gole e profondi burroni che battezzò Dragon's Grave, la tomba del drago. I dinosauri presenti in questa formazione sono molto numerosi. Tutti i dinosauri risalgono al tardo Cretaceo e lo strato superiore di Lens Formation risale al periodo della loro estinzione. Infatti, al di sopra non ci sono altre tracce. Cretaceo e non Cretacico. L'arenaria di Dragon's Grave si depositò 67 milioni di anni fa, solo 2 milioni di anni prima dell'estinzione dei dinosauri. Darsler e la sua squadra stanno ricostruendo gli ultimi momenti di questa grande dinastia. La presenza di ossa di adrosauro o dinosauro a becco d'anatra non è stata una sorpresa. Ma poi sono venuti alla luce i minuscoli fossili di un dinosauro rarissimo. La scoperta attirò l'attenzione del paleontologo Dale Russell dell'Università del North Carolina. Ecco! Che grande! Ma è bellissimo! Ma che meme qua! No, questo deve diventare un meme assolutamente. Sarebbe stato un ottimo terreno di caccia. Dale Russell Machine. Ma i calzettoni, guarda che calzettoni che c'ho! Dale Russell e Craig Darsler hanno individuato una vertebra che sbuca dal terreno. Ma il fossile non appena uscito da una partita di tennis come il 90% della zona, ma un giovane esemplare di Troodon, e il ritrovamento è davvero eccezionale. Meno male che non ha pronunciato Troodon, perché sennò potevo diventare violento. Le Nike fierissime. Rappresenta un tesoro per i cacciatori di fossili. La collezione di Darsler di minuscoli piccoli di Troodon, tra cui i frammenti dei gusci delle uova e denti di neonati, è un reperto eccezionale.
Belli. Nel 1856, nel Montana, furono scoperti i denti fossilizzati di un piccolo dinosauro. Che poi sarebbe abbastanza dibattuto come genere. Denominata Troodon, che significa denti che feriscono. Furono trovati solo pochi altri fossili, e per oltre un secolo il Troodon accese Come è che è ricaricato questo? Esatto, piccolo inquadramento veloce a livello di tassonomia, adesso non è... non è più, viene buttato in altri generi adesso Troodon, sì. Sarebbe o Stenonicosaurus, a seconda dei reperti. Di cui parla la puntata teoricamente. Oppure la Tenivenatrix, dipende un po' dai resti di cui parliamo. Questo in particolare è quello che hai detto tu, questo Stenonicosaurus, giusto? Sì. Quindi mi spiace, dovete abbandonare un po' questo nome. Quello di cui ha fatto gli studi il Russell Cowboy con i calzettoni è quello, se non cosa. Esatto. Che bello, lo stroidolo dall'alto dei cieli ci osserva. Anche tutto lui. Anche lui. Cambiò quando Dale Russell trovò il cranio di un Troodon nella collezione di un museo. Più studiava il fossile, più ne restava meravigliato. Più rimaneva così. Mi sono seduto e osservato quel teschio per qualche minuto, quando improvvisamente il cuore ha cominciato a battere più velocemente. Ho capito che stavo vedendo qualcosa che nessuno prima di me aveva notato. Il cuore del Troodon batteva velocemente, ovviamente. Intende quello. Il cervello della maggior parte dei dinosauri non riempiva le cavità craniche. Invece, il cervello del Troodon era così grande che lasciava delle impronte nell'interno del cranio. Attenzione, quindi era super intelligente. Intraprese una missione che lo avrebbe condotto in Canada, al sito in cui era stato rinvenuto il cranio. Setacciò la zona finché non scoprì lo scheletro più completo mai trovato di Troodon. Per la prima volta riusciva a immaginare l'aspetto di questo dinosauro dal grande cervello. Eccala. Modellini. Il Troodon era un predatore sotto ogni punto di vista. Denti serrati e affilati come rasoi, e grandi artigli simili a un sembra un adrosauro. L'unico fra i dinosauri aveva un dito opponibile che gli permetteva di afferrare saldamente la preda. Ah, il pollice, famoso pollice opponibile del Troodon. Certo. Il Troodon apparteneva a una famiglia di dinosauri detti terapodi, dei predatori bipedi, come il Tyrannosaurus. Che dolore! I terapodi. Non l'ho mai sentito in vita mia, terapodi. Bellissimo. Bellissimo. Con che faccia ci siamo fermati qua? Proprio anche questo, un memone del secolo. Terapodi. Immaginatevi di svegliarvi da un incubo con protagonista questa roba qua. Ma infatti inizialmente Spielberg aveva immaginato questa come scena dove Alan Grant si sogna nell'aereo e c'è il Troodon che gli fa con questa faccia qui, Alan. Aiuto. Più brutto di un Velociraptor di Jurassic Park. Molto più brutto. Prova a svegliarti da un incubo, vero? E ti svegli e ti trovi... Questo qua che ti guarda nella realtà, non nel sogno, proprio tu ti svegli da un incubo... Dove magari c'era Dale Russell vestito in quel modo mentre cavalcava Sala che raccontava le sue solite tipperi e ti svegli e trovi questo Troodon qua così. Questo ci starebbe benissimo nei meme del campanello. Avete presente il meme del Deodon che suona al citofono alle 3 del mattino? Ecco, immaginatevi un Troodon che ti suona così, questo faccione. Ho un pacco da consegnarti dal Mesozoico. Nel pianeta dei dinosauri della Discovery mi sa che lo chiamavano ancora Troodon comunque. Può essere. Ma sì, è recente la... ancora Troodon, sì. È recente, mi sa che l'hanno cambiato nel 2016-17. Ma mi sa che prima, quando ero piccolo... No, no. Troodon è rimasto valido fino a una revisione recente. Questo sì, però se non Stenonicosaurus come genere esisteva... Sì. Sì, sì, quello sì, però a un certo punto uno è diventato sinonimo dell'altro. Ah, i DVD di Dinosaur Planet. Dovrebbe essere in questo DVD, nel primo, qua parlavano di... Teoricamente quello dove appare è quello di Dusk, però è il terzo, quindi nel secondo DVD. La caccia del piccolo Dusk, sì, purtroppo, che è nel secondo. Io quel DVD lì
Allora, io da nostro planet l'ho visto perché ce l'avevo scaricati, però non ho ancora mai preso i DVD, mi devo decidere, perché... devi mettere nella collezione, sì, anche quelli. Va bene, proseguiamo. Che occhi! Ma con un cranio lungo meno di 20 centimetri, il Troodon sembrava insignificante rispetto al suo gigantesco cugino. Consideriamo qualche dato statistico. Il Troodon era alto 1,5 metri e pesava meno di 50 kg. Che questo è il più brutto T-Rex che ho mai visto. E pesava oltre 6 tonnellate. Faccia! Ma il Troodon era costruito per essere veloce. Faceva passi lunghissimi, tenendo sollevati da terra gli artigli centrali. Piacciono però le stime conservative di Tyrannosaurus, di solito esagerano. Simile a una frusta, era molto flessibile e serviva forse a migliorare il suo equilibrio mentre correva o balzava sulla preda. Questo lo facevano un po' tutti i teropodi, però potrebbe essere stato uno dei dinosauri più veloci del suo periodo. Questo almeno è guardabile come Troodon. La anatomia leggera implica ossa delicate che tendono a disintegrarsi più che a fossilizzarsi. A meno che... Ah no, forse è sempre lo stesso, ma visto... È visto di profilo. Sì, è visto di profilo, mi sa. I resti del Troodon. Allora è da davanti che non bisogna guardarlo. Per Dale Russell, un cranio e uno scheletro incompleti di Troodon hanno modificato per sempre quanto si sapeva sui dinosauri. Questo era un piccolo predatore che superava aveva capito che dipendeva dai polimeri ossei i suoi contemporanei, compreso il Tyrannosaurus. Mentre ci si sposta di profilo diventa improvvisamente guardabile. Mamma mia. I Troodon sono così interessanti perché hanno avuto un'evoluzione straordinaria. Sono rari e insoliti dal punto di vista anatomico. Questo dinosauro è piccolo, ma di grande significato. Non riesco a vedere razza sotto questa faccia. Il Troodon potrebbe realmente riscrivere la storia sull'intelligenza dei dinosauri. Bomba. Addirittura. Ciò che Dale Russell scoprì in un antico cranio era destinato a scardinare le conoscenze tradizionali. Io è rimasto lì per decenni, proprio in quella posizione, così. Per tipo due giorni. Per lungo tempo si era pensato che tutti i dinosauri fossero poco intelligenti. La logica era semplice. Corpo enorme, cervello piccolo. Ad esempio, un mostro di 3 tonnellate come lo stegosauro aveva un cervello di circa 1 chilo. Come 1 chilo? Non era un'arancia, no, un mandarino lì, cos'è? Un'albicocca? Troodon era circa 40 volte avevamo più piccolo dello frutti. Stegosauro. Eppure il suo cervello era più pesante. Famose albicocche di 1 chilo. Rispetto alle dimensioni del corpo, il cervello del Troodon era circa 6 volte più grande di quello della maggior parte dei dinosauri. Se segniamo su un grafico il rapporto fra cervello e dimensioni del corpo, troviamo una curva in continuo. Come vedete, questa seconda stagione è molto più primitive di vita, parascientifica, statistica, queste cose così. Sembra il grafico di Cao questo, il grafico di Cao, quello per le piume, per le labbra. Esatto. Qui potete vedere il raggiungimento della perfezione divina, che... Il perfezionamento dell'uomo. Esatto, perché tutti gli esseri viventi tendono a diventare scimmie. Mattia, si vede da questo. Attivato, comunque. Eh sì, è vero. Non ti sentiamo, Mattia. Mattia! Scusate, pronto, mi no, no, dicevo, ci dissociamo, nel senso non che questo grafico sia simile a qualche grafico di Cao, era per dire che c'è una curva incrementale, queste cose qua. No, vabbè, assolutamente, non c'entra nulla. Anche perché questo è un grafico che tiene conto del tempo, cioè proprio un'altra cosa, non c'entra nulla. Una roba diversa. Era per scherzare io, cioè, porca. Oh, comunque lo Stegosaurus di prima, in quanto a posizione per il corpo, non era, cioè, vabbè, sì, è cambiato molto rispetto a come lo vediamo oggi, però cioè già la coda è già al tempo. C'era di peggio al tempo. C'era di peggio al tempo, effettivamente. La voglia. Guarda la coda come si tiene già più su. Sì, dai. Non sembra una montagna che cammina con la coda strisciante. Mi piace la proporzione, le proporzioni degli arti. Mi piacciono perché non sono così sbilanciati gli arti posteriori rispetto a quelli anteriori, mentre invece, non so, in Jurassic Park si vedeva ad esempio le zampe posteriori che erano molto alte.
Infatti, e gli davano una specie di gobba. Invece le ricostruzioni moderne non ha 24 culi sulla punta della coda come si faceva in tempi che mettevano 100.000 culi. Ogni documentario che facevano ne spuntava un paio di più. No, più che altro oggi è moderno, quasi. Sì, più che altro al giorno d'oggi per la coda la tengono dritta e poi la punta scende verso il basso. Sì, quella è una cosa proprio recentissima, quella della punta che scende in giù. Sì. Il cranio è fatto abbastanza bene, bello. Ritorniamo alla nostra curva verso la perfezione divina. Trodon è più in alto di qualunque altro dinosauro e supera perfino i primi mammiferi, i nostri antenati. E questo scardina l'idea che il cervello dei dinosauri avesse raggiunto un vicolo cieco nell'evoluzione. Il Trodon del treno dei dinosauri. La prima volta ci siamo resi conto il colore che uguale. I dinosauri avevano il cervello particolarmente grande per essere dei rettili e che si stavano evolvendo verso un tipo di comportamento. Qua è tipo complesso. Due anni dopo il pianeta dei dinosauri degli Angela, guardate, è già bianco, Russell. La superficie interna del cranio del Trodon. Il cervello che aveva lasciato la sua impronta presentava un inizio di circonvoluzioni. Più un cervello è complesso, più la sua superficie presenta circonvoluzioni, come il cervello umano. Che bel cranio. La complessità del cervello del Trodon si avvicinava a quella di alcuni uccelli e mammiferi moderni. Allora, questo è già più guardabile. Ma è la classica... Questo è lo sguardo più assassino che abbia mai visto. È inquietantissimo. Ecco, tutti sono, fai un incubo dove tipo vieni inseguito da questo coso, ti svegli e c'è quello di prima che ti guarda così. Ragazzi, ma questo è un incubo. Questo è, voglio, lo, è uno sticker anche questo, ovviamente, scontato. Guarda, guardatelo, guardatelo. Questa, ogni volta che qualcuno ti fa un torto, io gli mando questo sticker qua. Questa live praticamente sarà io che faccio facce strane ad ogni dinosauro orribile, così è. Mamma mia, ragazzi. Così grande. Il Trodon elaborava le informazioni dei suoi sensi, che erano dalla vista. Ma poi in posizione anteriore. Cioè, quelli sono gli occhi da gecko. Che bello! È una rana fusa con un gecko. Cioè, questo è quando dicono qualcosa di strano e tu rimani tipo, cosa? Scusi, siamo noi quando guardiamo i commenti sotto i nostri video di YouTube. Guarda che roba, ragazzi. Noi guardando i video. Lo sappiamo che sta puntata sarebbe stato un meme. Anteriore, il Trodon aveva una percezione della profondità più fine di quella degli altri dinosauri. La capacità di vedere in tre dimensioni era fondamentale per passare su una preda veloce come i piccoli mammiferi. Di nuovo, inoltre, facciamolo vedere. Trodon aveva occhi molto grandi. Ciò fa supporre che fosse una creatura della notte. Occhi molto grandi. 70 milioni Michele di anni è una creatura della Trodon notte. Era forse il dinosauro uno al tavolo per la caccia notturna. Anch'io sono una creatura della notte. Infatti non dormi mai. Te le stai pagando le conseguenze. E la piccola statura poteva penetrare fra la vegetazione fitta, penetrare, dove i killer giganti, come il Tyrannosaurus Rex, non riuscivano ad addentrarsi. Lo immagino tipo versione qui James Bond. Scorazzavano le piccole prede, e il Trodon era il re. Era il re. Ma fino a poco tempo fa, queste Trodon non erano altro che supposizioni di studiosi. Proprio io la dinastia di Trodon non erano mai stati individuati in un contesto ambientale chiaro. Di solito è il tirannosauro il re, strano che qualcuno dica che è un altro animale. Ma il re della notte ci forniscono preziose indicazioni sullo stile di vita del Trodon. Parlano dell'ambiente adesso? Sì, attenzione. Osso dopo osso, frammento dopo frammento, Craig Darsler e la sua squadra stanno ricostruendo la vita di alcuni degli calzone. Ultimi dinosauri che vissero sulla Terra. Sta palesemente morendo di caldo. Sta sciogliendo. Per Dale Russell, Dragon's Grave fornisce le prime informazioni dettagliate sull'habitat del Trodon, sulle sue risorse di cibo e sulle altre creature che vivevano in questo stesso ambiente. È questo. Un importante ritrovamento è stato questo deposito ricco di ossa di adrosauri, gli enormi dinosauri a becco d'anatra.
La specie che abitava a Dragon's Grave era l'Edmontosauro, un erbivoro alto 6 metri e del peso di oltre 3 tonnellate. 6 metri! Va bene. Grandi branchi di Edmontosauri riempivano un tempo questo paesaggio, condividendolo con il Troodon. Branchi come le gazzelle di oggi. Ci dicono quando arriva il dinosauroide. 65 milioni arriverà. In un'era detta Cretaceo, figura, i dinosauri raggiunsero il loro massimo sviluppo evolutivo. Che trippa anche questo, eh. Ammazza, oh. Sembra la serie di Breaking Bad. A quel tempo, Dragon's Grave era il delta di un fiume e brulicava di vita. Branchi di Edmontosauri brucavano la vegetazione che cresceva vicino all'acqua. Di tanto in tanto, un mostruoso Tyrannosaurus Rex irrompeva nella palude e uccideva uno dei grandi dinosauri a becco d'anatra. I famosi tiranosauri delle paludi. Quando morivano, gli Edmontosauri venivano sospinti nell'acqua. Così. Girava, il tempo, le loro ossa entrarono a far parte dei depositi naturali formatisi nel delta. Mi sembrava una persona piccolissima quella davanti al cadavere. Un esempio attuale in questo ambiente. Era un bagnante. Esatto. Il Cretaceo. Craig Dassler. Questo giacimento naturale è il tipo di ambiente in cui si accumulavano le ossa dei dinosauri a becco d'anatra. Quindi basterebbe prendere questo sedimento, le ossa che contiene, i resti delle piante che vi crescevano e metterci anche i dinosauri a becco d'anatra. Aggiungiamoci anche i troodon e il gioco è fatto. Un po' di zucchero. La è praticamente identico a circa 65 milioni di anni fa, una goccia di stevia e via. Nel Wyoming. 45 gradi in forno, un po' di zucchero a velo dal carbonifero. Gassler considera il troodon l'equivalente di un astuto pochino di sudore di rassa dopo quei mutandoni là e va. Un po' di estratto di aldabro e via. Poi lo assaggi, capisci se è buono. Solo per quanto riguarda ciò che mangiavano, ma anche per le abilità funzionali, l'intelligenza, eccetera, l'animale che più gli è simile è il coyote. Ale. E questa è la ragione per cui a volte si parla di coyote, dei dinosauri coyote. Dinosauri coyote. I coyote sono cavalli coyote veloci e modificano il loro comportamento in un baleno. Quindi, ma si sa che i dinosauri, cioè i teropodi piccoli, erano un po' i lupi, i canidi dell'epoca, no? Chiaramente, è risaputo. Erano chiaramente così. Cosa anche dei troodon. Poi guardate questa transizione da un animale bellissimo, fiero, che sembra vivo, eccetera, eccetera. Questa cosa qua. E la stessa cosa anche dei troodon. Perché in questo ambiente del tardo Cretaceo, i troodon erano le creature più piccole, più veloci e più intelligenti, proprio come i coyote. Ma che mazza è che quella? Il troodon prosperava nel rigoglioso ambiente di Dragon's Grave. Non apprezzo questa roba. Non apprezzo. L'ambiente naturale in cui apparentemente vivevano i troodon era certamente rigoglioso e ricchissimo di cibo. Piante, insetti, piccoli animali, sicuramente i dinosauri a becco d'anatra, o almeno le carcasse di questi. La lista della spesa, veramente. Era davvero un posto perfetto per vivere. E sicuramente era un ottimo posto per allevare i piccoli, perché a causa del leggero innalzamento del terreno, le madri erano in grado di individuare meglio i pericoli che potevano minacciare la prole. Le madri del troodon probabilmente deponevano le uova vicino alle rive del delta, dove si accumulavano le carcasse degli adrosauri. Così i piccoli nascevano vicino a una fonte di cibo. Io mi aspettavo che dicesse tipo che le deponevano dentro la carcassa. Si sta mangiando così da preda, toccandola con le mani. Così, proprio come il troodon adulto probabilmente si nutriva di molti cibi. Piante, insetti, nuovo il nostro idolo, i nostri qua, antenati, vai. I primi è un calzino praticamente. E poi vedete come danno sempre per scontato che comunque sia si allevassero i piccoli. La cui unica sì, cure parentali sempre. Dalla notte. Sì. Figurati. La maggior parte dei grandi dinosauri carnivori aveva una visione notturna poco sviluppata, ma poi arrivò il troodon. Era difficile sfuggire alla sua vista acuta e alle sue mani agili e prensili. Zoom violentissimo. Puoi mettere un attimo in stop? E spiego una cosa 10 secondi, poi rimettiamo il video. Vai, vai.
In realtà, al giorno d'oggi, noi non abbiamo proprio nessuna prova che i dinosauri allevassero i piccoli, nessuna prova concreta. Possiamo dedurre per qualcuno che magari, non lo so, ci potesse essere un po' di convivenza a livello di spazi, magari con dinosauri più grossi per quanto riguarda i dinosauri vegetariani che si cibavano di piante, in modo tale da proteggersi. Magari i piccoli stavano un po' più con gli adulti per proteggersi, ma non abbiamo prove di cure parentali. L'unica cosa che conosciamo al giorno d'oggi, di cui siamo certi, grazie a una pubblicazione di quest'anno, è che, per esempio, in una specie di oviraptorosauro c'era la cova delle uova, covavano le uova. Lo sappiamo perché hanno studiato praticamente gli isotopi nelle ossa degli embrioni contenuti all'interno di una nidiata di uova. Praticamente hanno trovato l'esemplare che probabilmente era il genitore accovacciato sopra il nido, e lo studio sugli embrioni ha portato a capire che praticamente le stava covando, perché le temperature erano alte. Come al giorno d'oggi, le uova non si schiudevano tutte insieme, ma si schiudevano probabilmente in tempi separati. E praticamente noi abbiamo la prova che in questa specie di oviraptorosauro c'era la cova delle uova. Ma punto. Cioè, noi non abbiamo altre prove concrete che nei dinosauri ci fossero delle cure parentali per i piccoli. No, al giorno d'oggi purtroppo non abbiamo nulla. È il massimo livello di cura parentale che siamo riusciti a vedere. Perché mi è appena arrivata una notifica da Twitch che abbiamo un nuovo follower di Twitch che si chiama Laurussia. Per quello, che dire, stima infinita. Stima infinita per questo nome, direi. Viva la Laurussia, detta anche Laurassia. Prima ho tirato quella risata perché ho visto la notizia. Io mi stavo soffiando il naso. Perché si sta scusando? Perché ho. Senti, io credevo che stessi soffiando il naso. È arrivata la no, vabbè, mi sono scusato perché ho detto questo qua sta spiegando di Oviraptor. Laurussia, se ci sei, scrivici un commento. Esatto, ti prego, fatti sentire. Comunque, vabbè, proseguiamo. Padroni della notte. I troodon rappresentarono probabilmente per i mammiferi la più grande minaccia alla loro esistenza. Manco Batman, padroni della notte. Dei vampiri, Vanessi, cioè una roba proprio alla Nosferatu, alla Twilight. Il dinosauro coyote avrebbe potuto rallentare l'evoluzione dei mammiferi fino a bloccarla. Ci vogliono proprio male, continuano a farlo vedere. Bloccarla, addirittura bloccarla. Spaventatevi. Questa comunità di dinosauri nel pieno dell'evoluzione grande fu anche l'ultima espressione della bellezza del loro mondo, perché subito dopo un grande cataclisma spazzò la superficie della Terra. Spazzò la superficie. Non hanno ancora risolto il mistero della scomparsa dei dinosauri. Con la scopa. Può essere stata causata da terremoti, vulcani o virus. Solo il risultato è noto. 65 milioni di anni fa i dinosauri sparirono. Ma basta! Ma la storia l'abbiamo visto 50 volte. Ci lancia nel futuro, dall'età dei dinosauri all'era spaziale. Boom! Così. 2001 di Storia dello Spazio. Cosa? E qua parte col dinosauroide, signori. L'estinzione dei dinosauri inaugurò una nuova era, quella dei mammiferi. E fin qua. Oggi i discendenti delle piccole prede dei troodon regnano sul pianeta. Ma l'avvento della nostra specie era predestinato? Oppure l'evoluzione avrebbe potuto avere un corso diverso? Ma veda un po' lei. Cosa sarebbe successo se non fosse avvenuta l'estinzione di massa?
I mammiferi sarebbero stati soppressi o sarebbero rimasti di piccole dimensioni durante tutto il Mesozoico. Io mi A un certo punto compaiono questi piccoli terapodi che entrano in competizione con i mammiferi quasi sicuramente diventano addirittura predatori dei mammiferi. Se l'estinzione non fosse avvenuta, forse questi piccoli terapodi avrebbero completamente sostituito i mammiferi, basta. O almeno avrebbero impedito loro di crescere di dimensioni. Dolore fisico. I terapodi. La selezione naturale aveva favorito la vista acuta, le mani prensili e l'intelligenza pronta del Troodon. Cosa sarebbe successo se non si fosse estinto? Cosa sarebbe? Russell, vai! Rispondi a questa domanda proiettando il Troodon non si fosse mai estinto. In cui i dinosauri non si sono estinti. Vai, grande! A far ciò è stato il computer sta creando la sua teoria. Interessati ai meccanismi. Sta proprio la sta scrivendo adesso. Sta spazzando via la superficie del pianeta. Sta programmando l'estinzione. 2001 di sera nello gli spazio, esperti della NASA stanno lavorando a un progetto di ricerca basato sull'ipotesi che in qualche altro luogo dell'universo possa esistere la vita. Perciò hanno chiesto a Russell di calcolare le possibilità che si tratti di una vita intelligente. Sta ancora cercando questa faccenda. La NASA stava sponsorizzando un progetto chiamato Ricerca di un'intelligenza extraterrestre. E voleva valutare le possibilità che organismi presenti in biosfere extraterrestri potessero sviluppare una civilizzazione tale da costruire radiotelescopi per comunicare con noi dallo spazio. Proprio la roba da tutti i giorni. Cioè. Come paleontologo, mi chiesero di ricontrollare le prove di come si sono sviluppati il cervello e il sistema nervoso centrale attraverso le ere geologiche. Vicino a Russell, intanto possiamo vedere uno stegosauro con evidenti problemi di postura, è uno scivolo, non è uno stegosauro. Per i motivi che spiegavamo prima. Bellissimo, guardate poi anche la coda che proprio va giù, è quasi un, è quello un di tuffo, un salto. Bellissimo. Anzi, è presente il modello dello stegosauro del pianeta dei dinosauri? Gli hanno regalato dopo il programma, hanno detto, è molto simile, è molto simile, solo che quello dei pianeti dinosauri aveva la coda che andava un pochino più parallela, non era proprio così a strapiombo, però sì, è molto simile. Meglio tipo Piero Angela che io da, to, grazie di tutto, questo è il massimo pagamento che ti daremo oggi. Esatto, noi ti paghiamo così, con lo stegosauro a pannelli solari. Lo stegosauro semaforo. Preparatevi. Russell ha ricontrollato i rapporti cervello-corpo nel loro di processo nuovo evolutivo. Nostro schema stile prima dell'estinzione dei dinosauri, mammiferi e troodon avevano proporzioni corporee dell'uomo completo. In teoria, entrambi avevano le stesse possibilità di evolversi. E 65 milioni di anni fa, il troodon aveva quindi grandi potenzialità. Eccolo qui! Se fosse vissuto per qualche altra era geologica, avrebbe forse avuto questo aspetto. Pericolo, mamma mia! Il dinosauroide, una creatura ipotetica, umanoide nella forma, rettile nella biologia. Guardatelo! Sembra molto esatto. Esatto. Sembra molto triste, devo dire. Mani come le nostre, pelle come i serpenti, cervello come il nostro, occhi di dinosauro. E faccia da visitor. Le madri dinosauroidi avrebbero potuto partorire feti vivi. Ma cos'è questa roba qui? Io questo non l'ho mai visto. Ma che è un tentativo di infanticidio? Cos'è sta roba? Sta dicendo che dato che sono rettili non hanno le mammelle, quindi come li alimentano i piccoli. Guarda, mi verrebbe da dire l'ultima frase del gruppo WhatsApp, però non si può dire in live. Posso solo immaginare. Ci starebbe però. Una specie di serpenti e lucertole. Ma senza ghiandole mammarie avrebbero dovuto rigurgitare il cibo solido per i loro piccoli. No, vabbè. È terribile. Cioè, scusami, ha l'ombelico ma non ha le ghiandole mammarie. A questo punto fagli, cioè, metti tutto, no?
Vabbè. Dale Russell ha creato il dinosauroide calcolando come si sarebbe modificato lo scheletro del Troodon se il suo cervello fosse cresciuto, raggiungendo dimensioni simili in proporzione alle nostre. Oh, Russell! Gli occhi sarebbero stati più convergenti verso il davanti rispetto ai dinosauri. Così probabilmente avrebbe avuto una visione stereoscopica come la nostra. La faccia sarebbe stata più corta. Russell veramente avrebbe avuto mani da usare come strumenti per alimentarsi. Secondo me l'hanno seppellito. La colonna vertebrale sarebbe stata verticale. E crediamo che, specialmente considerando l'incredibile successo della nostra specie e della bioingegneria che essa rappresenta, frutto di milioni di anni di evoluzione di una creatura quadrupede, crediamo, dicevo, che un corpo di questo tipo sarebbe stato possibile se il Troodon si fosse sviluppato. E questa è una creatura che deriva da un antenato che era bipede, aveva un dito opponibile e una visione parziale. Voglio vedere poi trasformare una coda così insomma, grossa. Rispetto poi, a tutti i nostri antenati, il dinosauro è quello che ci assomiglia di più. È tutto sbagliato. Sto soffrendo tantissimo. Eccolo! Aiuto! Se il dinosauro fosse sopravvissuto, una creatura come questa avrebbe potuto costruire grandi città, creare opere d'arte e osservare le stesse, chiedendosene il significato. Questo è il vero Aldabro, è quello definitivo proprio, ragazzi. Questa è la scintilla di ciò che chiamiamo coscienza umana potrebbe aver brillato in un piccolo dinosauro 70 milioni di anni fa. Esatto, ed è anche un rettiliano, tra l'altro, questo. È un po' tutto. Immaginati una città tipo New York popolata da porta un messaggio per la nostra specie. Mazzo. Ci sarebbe però come film di fantascienza. Se non fosse stato per un colpo di fortuna nell'evoluzione, avremmo potuto non essere qui. Non fatelo vedere ai terrapiattisti. Studierebbero le ossa. Non fatelo vedere ai complottisti, terrapiattisti. Non fatelo vedere a nessuno, vi prego. Sta parlando, ha detto una cosa bellissima. Manda indietro. Sai che ha detto? Ha detto tipo avremmo potuto non essere qui. Guarda che faccia qui. E i scienziati con la pelle verde studierebbero le ossa di antichi mammiferi chiedendosi cosa sarebbero potuti diventare. Ecco, in questa frase chiudiamo. Ammazzo. Antropocentrismo intensifies. E beh, ragazzi, qua questo è peso, eh. Io direi di fermarmi su questa faccia. Avremmo potuto non essere qui. Che tra l'altro c'è anche il buon Piero che almeno compensa un po'. Allora, questo è Paleoworld, documentario vintage. È invecchiato leggermente male in alcune parti, ma pochino, leggermente male. Però nel complesso sono molto godibili questi documentari, davvero belli, realizzati molto bene. Poi la sigla è fantastica, devo dire. La sigla è bella, esatto. Allora, la seconda stagione a me piace particolarmente, anche perché è molto originale nei temi che tratta. Perché qua ho parlato del Troodon, ma per esempio le altre puntate sono molto specifiche. Tipo c'era una puntata sull'evoluzione dei rinoceronti, che è una cosa che non è che si veda tutti i giorni nei documentari. Oppure una puntata su Amblyrhizen undata, che era un roditore, forse il più grande roditore insulare che conosciamo. Quindi c'è qualcosa, cioè sono tutti temi abbastanza di nicchia per un documentario, cioè solitamente nei documentari si parla di argomenti un minimo più generalisti. Poi invece l'evoluzione dei rinoceronti, dei roditori. È la mia puntata preferita in assoluto di Paleoworld, penso che sia quella dei mammut. Quella di mammut bellissima, fa, bellissima quella. Produzione che ti fa rizzare tutti i peli del corpo. Fantastico. Mm. Forse ti fa diventare un dinosauroide quella, ecco, proprio. Per chiudere, prima poi magari io e Mattia, dato che Mattia diceva di quel libro lì, magari mostriamo qualche illustrazione poi alla fine, però per chiudere cerca su internet, su YouTube la puntata dei mammut e facciamo vedere l'intro al pubblico. Però purtroppo sono in inglese o c'è anche in italiano. Vabbè, ma l'introduzione è talmente figa quella roba lì. Facciamo vedere giusto l'introduzione, che è troppo bella. Cioè, e potete così ammirare anche la voce narrante inglese della seconda stagione. Si chiama Mammoth. Eccoli. Ecco, vai. La prima parte. Aspetta.
con molta calma ce la può fare. Fatto. Ok. For millions of years they dominated the land. Then a two-legged predator invaded their world and changed it forever. Cioè, ragazzi, che voce, che voce. Now these giants live only in our imagination. The majestic, mysterious mammoths. Spettacolo. Potete vedere la coreografia di Michele. Sai quel meme dove c'è quel ragazzino con le cuffie che è tutto distorto perché ha il suo volume? Boh, basta, se no mi viene un infarto. Vai, basta, fine, fine. I mammutoni. Vabbè, La puntata si chiama Mammoth con tanto di punto esclamativo. Esatto, Mammoth. Proprio per dire, cioè, guardate che figo. Allora, okay. Vi bene, faccio vedere l'immagine. Ecco, per chiudere questa è famosissima, una delle, da piccolino l'ho vista tipo ovunque. E sotto potete vedere, riguardandola bene, mi sa che non l'ho mai vista. È di Maugeri, giusto? È di Maugeri, sì. Non l'ho mai visto. Da noi c'era e sotto infatti c'era il muschiato, quelli sono da Spletosaurus con Anchiceratops praticamente. Bene. Ok. Io volevo far vedere un attimo, dato che allora nella live sul pianeta dei dinosauri c'erano molte illustrazioni che abbiamo visto anche nella puntata soprattutto dei carnosauri di Hallett ed Anderson, illustrazioni che ho mostrato nella live in questione e che quindi non mi vale adesso di ritirare fuori il libro dove ne erano uscite. Invece altre immagini presenti in queste puntate che abbiamo visto sono presenti in questo libro qua, Dinosaur Art, che è un libro sulla paleoarte, uno dei pochi libri usciti solo dedicati alla paleoarte, dove è diviso per artisti, ci sono particolari nel primo volume, perché ce n'è anche un secondo che essendo più recente, contiene paleoartisti, diciamo, quelli contemporanei, come Witton, Siemianowski, eccetera. Björklund. Qua esistono i grandi classici della paleoarte, come Anton, per dire, e anche Paul Anderson. Non c'è Hallett, però Paul ed Anderson sì. E quindi ci sono, ha fatto lì una bellissima live Willy, mi sembra, su tutti e due i volumi, sì, di Dinosaur Art. Infatti, qua vediamo alcuni. Magari mettimi a schermo intero così le mostro meglio. Sì. Allora. Sì, ha fatto una live bella approfondita. Mi sa un paio di live. Ecco qua. Abbiamo appunto una delle illustrazioni che abbiamo visto nella puntata dei carnosauri di Paul, come vedete. Io purtroppo l'ho preso, ma non l'ho mai letto perché, cioè, mi interessava principalmente per le immagini. Però come informazioni, diciamo che sono principalmente interviste agli autori, quindi delle tavole. Quindi per Paul, sapendo che comunque anche lui è un po' degenerato stile Peters, non così tanto grave, ma comunque degenerato su certi aspetti, sono molto curioso di leggere queste interviste. Poi vediamo un po'. Adesso per Anderson vediamo se lo trovo. Eccolo qui. Per dire, qua c'è la tavola del tirannosauro che si è visto prima. Che spettacolo. Per dire, comunque qua ci sono meno tavole di Anderson viste nella puntata dei carnosauri rispetto al libro che invece ho di Xerkas e quel che è, però diciamo ci sono ugualmente. E qua invece c'è un'altra tavola con qua i Placerias che invece... Avvicina un pochino se riesci. Eccolo qua. Questa tavola qua non c'è nelle puntate che abbiamo visto, però c'è nelle puntate dopo. Direi di chiudere con quella che secondo me è tipo la migliore illustrazione fatta da Anderson, proprio a livello di atmosfera, che se la trovassi, eccola, che è la sua famosissima tavola del mosasauro che salta.
con l'asteroide dietro. Che è accecante nel punto giusto proprio. Infatti. È molto accurata quando, anche. Quando parliamo di estinzione di dinosauri, quando posso la metto sempre. Cioè, guardate che bella. Bella. Proprio veramente una bello. Tavola che tu la guardi e ti senti tipo in sottofondo musica classica di quelle stile nonna di Beethoven o Nessun Dorma, robe del genere, cioè proprio fantastico. C'è un motivo per cui Anderson è il mio artista preferito. E comunque, bene o male, ripeto, in questo libro ci sono alcune illustrazioni di Anderson che troverete anche in Palworld, però in generale... Nel libro che vi ho mostrato del pianeta dei dinosauri, appunto, dinosauri di Xerka, come cavolo si pronuncia, non lo so, però, dinosauri appunto di due Xerka, diciamo che... È sparito Mattia. Diciamo eccolo, che, è andato a prendere qualcosa. È il libro che contiene maggiori illustrazioni sue. Questo devo prendermelo, prima o poi me lo prendo. Attenzione Mattia, cioè, che non è il microfono. Dicevo, quando lo trovai, che praticamente c'era una biblioteca, penso fosse una biblioteca che stava svendendo degli articoli molto vecchi che non chiedeva più nessuno in Inghilterra, trovai questi articoli, c'era il libro di Anderson, cioè illustrato da Anderson, e avvisai subito Luca per messaggio dicendo io, oh, guarda che stanno svendendo sta roba, muoviti a prenderlo. E infatti dentro, ragazzi, è bellissimo. Ci sono delle tavole sue che non avevo mai visto, che sono qualcosa di eccezionale. Vi faccio vedere soltanto questa qua con cui inizia il libro. Soltanto che avendo già il mio libro lì, che ha già delle belle illustrazioni di suo, diciamo che mi basta quello, ecco, perché poi quell'altro che io è bello grosso, quindi si vedono molto bene. Riesci a avvicinare un pochino? Sì. È anche un po' piccolino, però guarda che bello. È però un gioiellino. Eh sì, guarda che bello, tavola. Bello. Praticamente è strutturato così, è bellissimo. Si parte da, diciamo, dal mare, quindi al tempo dei dinosauri, fa vedere tutti gli ambienti, partendo dall'ambiente marino. Ora vi faccio vedere infatti una tavola dove c'è un mosasauro e... Bello. Un ammonite, si parte dagli ambienti marini e poi piano piano si va verso l'entroterra guardando gli animali che popolavano ogni parte, diciamo, dei vari ecosistemi. È bellissimo. Insomma, è ambientato nel Nord America. È splendido perché è come un racconto, è molto simile a un racconto per i bambini, no? Dove tu... racconti al bambino di immaginare di tornare indietro nel tempo e di trovarti in una spiaggia. Parte proprio così, ti trovi in una spiaggia e osservi l'ambiente che ti circonda. Quindi poi ti parla degli animali che ci sono in mare, degli animali che volano, e poi piano piano vai verso l'entroterra, entri nelle foreste e vedi dinosauri, altri animali come, insomma, quelli che popolavano le terre al tempo, come struttura, per esempio, non so se qualcuno di noi ha mai visto il libro la novellizzazione di Walking with Dinosaur, il libro d'accompagnamento di Walking with Dinosaur. Lì ogni capitolo è, diciamo, la trama dell'episodio praticamente, ed è fatta così, a mo' di racconto. Vi racconta, siamo nella foresta, qua c'è il Diplodoc che fa questa roba qui, roba del genere. Ah, guarda che bella. Bello, bello. È perché Anderson, come dicevo all'inizio, è molto esperto di paleoambienti, paleobotaniche, quindi tende a ricostruire molto bene questi aspetti qua. Vi faccio vedere una chicca, una cosa bellissima. Tra l'altro, tra gli animali parla anche dei piccoli mammiferi, c'è una tavola bellissima. Questa qua. Cioè, questa la conosco. Con un piccolo mammifero in basso. Ed è splendido, perché... Lui con questa tavola riesce a rappresentare le foglie innanzitutto degli alberi che costituivano il bosco, e poi anche, vabbè, il piccolo mammifero che cammina sopra il fogliame. E nonostante sia per la maggior parte natura morta, alla fine
Anderson riesce a darti delle informazioni concrete su quella che era la flora lì. È una cosa spettacolare, secondo me. Infatti sembra un'illustrazione naturalistica di oggi, bellissimo, di piante odierne. Che poi si può definire natura morta, sì. Sembra una cosa, sì, beh, alla fine sì, più o meno. In realtà è quando ci metti tipo la frutta, la natura morta, però... Sì. Però alla fine è più o meno il senso è quello. Sembra proprio un quadro... Sì, davvero. È una artista spettacolare, infatti, Anderson, non c'è niente da dire. Sì, come ho detto prima, il mio padre artista preferito a mani basse assieme ad Hallett, cioè proprio... Perché Anderson, allora, Hallett... Quando ricostruisce i dinosauri, in generale gli animali, li fa proprio... La sua illustrazione è l'animale in modo più imponente possibile. Mentre Anderson fa l'opposto, cioè ti fa l'animale piccolo rispetto all'ambiente gigante. Come c'era prima, il mosasauro minuscolo con a fianco il meteorite colossale. Prima ti mostrava Mattia il mammifero che già è piccolo, però in mezzo a queste piante... queste piante morte, quindi ti dà ancora di più l'illusione di piccolo. Sì. L'opterosauro di prima che era in mezzo al cielo, il continente, c'era lui minuscolo dall'alto, perché così ti fa capire anche molto di più la naturalezza della cosa. Cioè, se tu vai a farti un safari, tu non è che ti vedi il Quetzalcoatlus, se vai nel Cretaceo, lo trovi tipo già a 2 metri di distanza, così, che ti guarda così. Lo vedrai da lontano... così. In un post su Facebook una volta ha spiegato un po', credo in parte o forse del tutto, il motivo per cui faceva queste opere, a parte che le fa ancora adesso, ma comunque ai tempi d'oro come mai le faceva così spesso. Il motivo è che lui partiva come artista che realizzava sfondi, che realizzava faceva anche delle illustrazioni per le graphic novel, no? per i fumetti, eccetera eccetera, e quindi devi spesso fare questi grandi sfondi ambientali. E ho visto che funzionava un sacco metterci dei dinosauri in mezzo, era fighissima come cosa. Ha fuso queste due cose e è venuto fuori qualcosa di eccezionale. Era molto proprio da quadro romantico, no? Questi quadri. Sì, ricorda un po' anche i quadri di Bob Ross, dove faceva queste lezioni, The Joy of Painting. Era bellissimo, infatti, associare l'ambiente molto realistico, comunque evocativo. Questa foschia in molte tavole, soprattutto nelle foreste, questa foschia... un po' nascosta, lui ha rappresentato molto Celophysis, Anderson, e lui molto spesso Celophysis lo fa in mezzo a magari all'alba, un po' al buio, con queste atmosfere molto molto lugubri, ma con questa foschia, questa nebbiolina. Lui cerca sempre di dare delle emozioni, sono paesaggi evocativi, molto romantici anche molto spesso, e quindi ci stanno bene i dinosauri. Molto fiero da ora comunque di Facebook Anderson. Tra l'altro ha messo in vendita un paio di tavole ultimamente su Facebook, un paio di tavole famose, credo che gliele abbiano già comprate subito. Credo anche che abbia fatto un Patreon, può essere, non mi ricordo. Sì, avevo letto una cosa del genere. Tra l'altro sì. Anderson adesso è tipo veramente come Luke Skywalker nell'episodio 8, perché è tutto barbuto bianco. L'eremita in mezzo ai boschi di conifere, no, ma infatti, nelle montagne. Infatti quando ha messo il like a una mia tavola, io per poco non... La morte. Io stavo morendo, ragazzi. Oh. Io stavo morendo. Ma infatti comunque sì. Tu comunque hai uno stile che a volte ricorda un po' Anderson, secondo me. Cioè, tu hai fatto quello con la Ellinasaura, giusto? Quello lì dove c'era la Ellinasaura picco, cioè quella tavola lì è la formazione Vantaggi, sì. Ah, per la formazione Vantaggi, sì. Molto Andersiana. Sì. Insomma, tipo anche quella di El Creek ricorda un po'. Gli animali non sono proprio, non c'è un animale centrale su un piedistallo, ecco. Infatti, come mi ha messo, tra l'altro il like era proprio per quella tavola di El Creek. Ora che mi ricordo, ti ha portato bene, infatti. Sì, Anderson, se ci guardi, siamo qui, fai speed art. Ma è uno dei miei idoli di sempre, è uno dei paleoartisti, se non il paleoartista. Il mio amore per Anderson è partito proprio da Palworld. Io, vedendo quella puntata lì, ho detto, che bella. Poi, ripeto, il fatto che mio zio avesse quel libro con le tavole sue, cioè, tu... Una cosa è tu vederle su schermo,
una cosa vedere dal vivo, perché poi soprattutto quel libro che ho, che ripeto non tiro fuori perché è gigante, però essendo gigante, cioè essendo bello alto, tu vedi tutti i dettagli della tavola ed è una cosa bellissima, perché vedi tutti i segni della matita, della tempera, un mattone di cultura, cioè è veramente fantastico. Questa live, va bene, ragazzi, questa live su Palworld è diventata tipo da Palworld a Russell con i calzettoni fino alle ginocchia a quanto è bello Anderson. Esatto, vabbè, ci stava questa piccola digressione paleoartistica. Vabbè, comunque io direi di terminare qua, ormai siamo quasi a 3 ore di live. Come al solito vi ringraziamo per l'attenzione e speriamo vi sia piaciuta la live. La prossima vedremo su che argomento farla, probabilmente, dato che l'abbiamo già rimandata da un paio di cose, potrebbe essere su The Ultimate Guide T-Rex, che anche lui è un documentario della Discovery Channel di quegli anni, quindi sarà interessante vederlo per quello. Una domanda veloce dallo studio, vediamo. Attenzione, ci stanno facendo una domanda. Prego, prego. Cosa ci hanno chiesto? Un dinosauro intelligente quanto l'uomo? Come fisicamente si dovrebbe... Hanno fatto delle tavole speculative, diciamo, un pochino più credibili sull'evoluzione... Aspetta, bisogna farla per bene questa cosa. Adesso io parlo in inglese e tu mi traduci. And video the bones of the bones. Hanno fatto delle tavole, magari te le mando poi in privato, che non mi ricordo purtroppo l'artista, forse è Cosman, ma non sono sicuro. E credo... che faccia vedere delle specie di dinosauri però più accurati, che hanno una specie di cranio quasi umanoide, ma una cosa, diciamo, un pochino più credibile, ecco. Magari ti mando qualcosa, ti possiamo dire qualcosa anche in descrizione, così lo possono vedere poi tutti questa cosa qua, questa tavola. Ti possiamo dire una cosa: se vuoi un dinosauro molto intelligente, guarda i corvi. I corvi della Nuova Caledonia, che mostrano è vero. Bene, signori, va bene, ragazzi, direi di chiudere. Appunto, ci si rivede fra, penso, un paio di settimane, vediamo come ce la illustriamo. Ah, probabilmente sarà su The Ultimate Guide, appunto, T-Rex, vedremo. Quindi andiamo a insultare Horner. Adesso su Horner quel documentario lì, però c'è Horner, però ce ne sarà da dire delle sue teorie, quindi principalmente sarà. Perché oltre ad Horner c'è Sereno, e lì Sereno ti cade le teorie sull'ascendenza del T-Rex, che tu le ascolti e dici perché? La laurea, questo dove gli hanno data. Va bene, allora, ragazzi, sì. Dai, alla prossima puntata. È bastato, ci sentiamo alla prossima, dai. Grazie ancora a tutti. Andate in pace. Ragazzi, stanno scorrendo. Alla prossima. Ciao, notte.